È un periodo in cui ci stanno lasciando personalità e figure care alla nostra trasmissione e sicuramente il magistrato Paolo Ferraro era una di queste. Avevamo dedicato varie trasmissioni al suo caso, soprattutto agli albori della nostra trasmissione tra il 2013 e il 2014, nel vivo delle denunce che Paolo Ferraro aveva fatto, un caso complesso, un caso dal quale emergevano spaccati inquietanti sia del mondo della magistratura, del mondo militare, del mondo anche della programmazione mentale. Le sue denunce, ricorderete, erano andate a lambire quello che sarebbe accaduto nel quartiere militare della Cecchignola, dove Paolo Ferraro aveva vissuto per un periodo insieme a una donna, gli audio registrati all'interno di questo appartamento quando il magistrato usciva raccontavano episodi che appunto Ferraro poi aveva denunciato e racchiuso in quella che lui chiamava la grande discovery, che rimane una eredità documentale che trovate in rete, basta digitare Grande Discovery, Paolo Ferraro, e troverete tutto il materiale anche enciclopedico che lui ha lasciato. È stata la moglie a dare l'annuncio, una morte improvvisa avvenuta a quanto pare per un malore, per un infarto, e dunque se ne va un nome e un magistrato coraggioso che aveva presentato denunce altrettanto coraggiose. Era stato anche soggetto a un trattamento sanitario obbligatorio diversi anni fa, e insomma un uomo che con coraggio, con meticolosità, senza arrendersi, aveva provato a far emergere determinati spaccati che cerchiamo adesso di rievocare proprio riascoltando le sue partecipazioni a Border Nights. L'ultima di queste, in realtà, non c'è perché sul vecchio canale YouTube, che YouTube ci ha rimosso, c'erano due importanti video che riguardavano Paolo Ferraro. Uno si chiamava Il caso Paolo Ferraro, con l'analisi proprio anche degli audio della Cecchignola, e poi c'era più recente Border Nights dossier dedicato proprio alla vicenda di Paolo Ferraro. Però cerchiamo lo stesso di ricordare quest'uomo coraggioso, questo nome della magistratura italiana che è uscito fuori dal coro e cercando di fare luce su realtà spesso inconfessabili e inquietanti. Quindi riascolteremo le partecipazioni del 2013 e del 2014, e poi fummo testimoni anche noi nel gennaio 2014 di un episodio particolare durante una conversazione che stavamo facendo in diretta con Paolo Franceschetti, in cui aprivamo i microfoni, aprivamo le chiamate in diretta su Skype. Telefona una persona che sembrava delegittimare Paolo Ferraro. Paolo Ferraro è in ascolto, chiede di intervenire e c'è uno scambio tra i due. Poi in seguito Paolo Ferraro dichiarerà di aver riconosciuto quella persona, di aver ricostruito anche da chi quella telefonata era stata commissionata, e secondo quanto lui ha raccontato si trattava di personalità che rientravano tra quelle che Ferraro aveva denunciato e che facevano parte, secondo lui, del disegno che lui aveva fatto emergere. Allora, riascoltiamo dunque le partecipazioni di Paolo Ferraro, ci stringiamo ovviamente alla sua famiglia con le più sentite condoglianze, e teniamo tutti, ognuno come può, viva la memoria di questo uomo coraggioso. E la musica di Eyes Wide Shut ci introduce a un'analisi approfondita sulle ricerche di Paolo Ferraro, il magistrato, ex magistrato, che con le sue denunce ha scoperchiato un mondo oscuro, che parte dal quartiere della Cecchignola di Roma e chissà fino dove arriva. Faremo un'analisi di alcune delle registrazioni che Paolo Ferraro ha
reso disponibili, tra l'altro riepilogate proprio in un ultimo articolo, in un capitolo di un ultimo articolo rilasciato nei giorni scorsi e che noi adesso tra poco andremo a leggere testualmente. Perché lo voglio fare? Perché credo che molte volte, anche nella trasmissione, no, alcuni interlocutori hanno detto, anche ascoltatori, no, che in queste registrazioni non si capirebbe niente, che non ci sono prove, eccetera. Quindi io voglio capire, perché io ne ho ascoltate alcune, ma voglio capire con voi esattamente, anche leggendo poi le note appunto a margine, che cosa c'è in queste registrazioni. Ricordiamo in breve Paolo Ferraro, magistrato della Procura di Roma, aveva iniziato una relazione sentimentale con una donna che abitava nel quartiere militare della Cecchignola di Roma. Ferraro si accorge di alcune anomalie, si accorge che probabilmente in sua assenza avveniva qualcosa di strano, e infatti, lasciando acceso un registratore, scopre che all'interno appunto di quella casa entravano in sua assenza, con delle chiavi peraltro, generali, altri personaggi dell'esercito, e questa donna improvvisamente diventava una sorta di automa del sesso. A questi riti tra l'esoterico e possiamo dire tutto quello che possa abbracciare anche riti legati al sesso, da questo poi Ferraro è andato avanti, insomma, e ha fatto un'analisi lucida per certi versi, per altri ad alcuni può apparire confusionaria o comunque sia difficilmente seguibile. Comunque ha estrapolato poi nel proseguimento delle sue ricerche una sorta di organizzazione che lui chiama Super Gladio e che alla fine avrebbe tenuto in ostaggio un po' tutto il paese negli ultimi decenni. Allora, io adesso inizio a leggere quello che accade. Sentite la musica di Masked Ball di Jocelyn Pook, e mi piacerebbe molto anche trovare, non so se qualcuno di voi magari può suggerirci, sarebbe molto bello fare una puntata su Kubrick e anche sui misteri di Eyes Wide Shut, questo ultimo film. Lui è morto durante il montaggio, questo grande regista, i messaggi che voleva lanciare con questo film. Quindi se ci sono esperti che ci volete segnalare, magari proprio anche sui siti simboli di Eyes Wide Shut, su quello che poteva voler dire, su Kubrick e altre opere di Kubrick, magari segnalatecelo, ok? Allora, adesso io inizierei dunque a leggere da questo capitolo dell'ultimo articolo di Paolo Ferraro, e poi sentiremo alcuni di questi audio. Dall'analisi sommaria degli audio regalati al mondo dal dottor Paolo Ferraro emerge la certezza che, ad esempio, il martedì 11 novembre 2008, verso le 19:20, un gruppo di uomini, militari, donne e bambini presenti si allontanino al suo ritorno a casa, impartiti ordine di tornare indietro al gruppo e da uno dei militari, subito dopo comandi di condizionamento alla Sabrina, che è la donna con cui Ferraro aveva una relazione. Quegli ordini sono con evidenza diretti ad attivare l'alter che consenta alla donna di dismettere il ricordo del recente accaduto, riprendere cognizione di essere stata ed essere sola a casa. Se torniamo indietro non c'è nessuno, è uno dei messaggi, e riattivare la personalità dedicata, l'alter, cioè riservato al contesto di vita ordinario. Personalità che, con l'effettiva impronta vocale della donna, ricompare alla fine del breve audio, quando riprende la personalità e relativa voce al rientro del dottor Ferraro e del di lei figlio. L'uomo del gruppo, che funge da handler, non si dimentica né di imporre l'appuntamento pressante per il giorno dopo, né di dare il comando che concerne l'altro alter: a domani, fai la parte, ed usa la cortesia immagnifica da trattamento mentale che precostituisce il consenso indotto alla prosecuzione dell'attività scissa l'indomani. Dobbiamo apparire? Dobbiamo riapparire? Quando la sequenza delle indicazioni comandi dell'handler termina, la donna, con voce infantile e smarrita, sussurra: dove andate? E trattandosi di persone tutte abitanti nella palazzina in appartamenti limitrofi, ci sarebbe di che rimanere sbalorditi se non fosse una mera controprova logica dello stato trattato della donna. È peraltro evidente che la donna ancora non fosse una mera contro scusate è peraltro evidente che la donna ancora non si rende conto nemmeno che tra pochi secondi rientreranno dalla porta il dottor Ferraro e il figlio di lei. Allora, sentiamo questo frammento, questo primo frammento. Ecco tornare indietro. Sentiamo, ecco torniamo indietro.
Allora, noi andiamo avanti. Io non commento, ovviamente, lascio a voi ogni tipo di commento. Noi leggiamo e ascoltiamo, poi a voi i commenti, ovviamente, su quanto è contenuto in questi documenti audio. Allora, andiamo avanti a leggere sempre da questo articolo. E via di più, l'handler, dopo la sequenza di comandi un po' troppo concitati e rapidi, rassicura i presenti preoccupati che si stanno rapidamente allontanando per il segnalato ritorno a breve del magistrato, con la frase pacata e professionale di chi attesta comportamenti futuri programmati: con calma, per venire ci chiama. Qui l'audio adesso nella parte di coda con didascalie che ripercorre intera tutta la sequenza. Allora andiamo a vedere, vediamo un attimo di ascoltare da qui questo audio. Allora, sentiamo, ecco, ritorniamo indietro, capito? Sì, se torniamo indietro non c'è nessuno? Con calma, per venire ci chiama. Cambiate le cose che sono da cambiare. Allora, questa si sente molto male, questo, diciamo, bisogna proprio avere una cuffia, e comunque sia, se non c'è lo scritto è difficilmente percepibile questo almeno questo primo audio che abbiamo sentito. Questo è un commento che penso si possa fare in modo evidente. Andiamo avanti. Il file audio che stiamo per far ascoltare, il numero 17, preceduto da due audio per meglio contestualizzare la situazione, si ambienta in un contesto inequivoco, con presenza tra le altre di probabile bambino zingaro
incerto nel parlare e leggere, prima di attività inequivocabilmente pedofile e parafiliache illustrate quanto basta da mugoli soffocati e altri suoni interpretabili agevolmente, con l'incredibile presenza di un ulteriore ennesimo uomo che, appena bussato piano alla porta ed entrato, saluta stante con l'appellativo «Ehi, Pol Pot». La circostanza apparentemente stravagante è trattata in altra sede, si legge in questo articolo. È la mattina del 13 novembre 2008. Sentiamo. Scenario politico Andiamo avanti. È sempre nello specifico contesto di quella mattina che scelta di tonalità vocali e di gestione della Sabrina e dei bambini presenti lasciano inizialmente interdetti. La voce cantilenata e semi-magica della Maria, definita da Paolo donna autorevole e scortata nel memoriale, che insuffla con tono assurdamente flautato in contesto di attività su una panca.
la voce direbbe: ma lui sta là, aiuta Mary, ma tu aiutala. Evoca sinanche passi ambientazione disneyana da Alice nel Paese delle Meraviglie. E anche questa metodologia vocale nel contesto con presenza di due bambini si presta sin troppo facili considerazioni in tema di suggestione e manipolazione che diamo per scontate, scrive Ferrago. E allora sentiamo anche questo: ma lui sta là, aiuta Mary, ma tu aiutala. Ebbene, è in quella situazione che si evidenzia una tra le precise prove pressoché inequivocabile del trattamento a Sabrina. Sabrina, invitata a ritornare nella stanza con panca i bambini più altro uomo e donna e a entrare in paradiso dopo un suono acuto di tipo elettronico che ricorre nelle registrazioni, mentre canticchia una strofa della canzone In Paradise, viene interloquita dalla Katia, voce nota e ripetuta indicata in un dialogo preciso dalla stessa Sabrina col nome suo, cioè un altro file, con l'incredibile frase foneticamente percepibile senza alcun possibile equivoco: A Bedelta Dai. Sabrina replica con voce infantile e interdetta: che fai? Risentiamolo ancora. A B Delta Dai. Effettivamente c'è questo zzz, questo rumore, no, che si sente in tutte le registrazioni, che non si capisce da che cosa arrivi. Questa è leggermente diciamo più diciamo ascoltabile, perché io delle altre le sto ascoltando con voi in cuffia a tutto volume e io le altre non sono riuscito, tranne che forse qualche bisbiglio che potrebbe somigliare a queste trascrizioni. Questa, ecco, almeno qualcosa, almeno si sente, ecco. Andiamo avanti. L'espressione A Bedelta Dai rivela metodologie di ascendenza militare segreta. È stata desecretata nel 2007 la prova dei relativi progetti attuati MK Ultra e Monarch, risultando disponibile persino la banca dati della CIA messa a disposizione in rete anche e ulteriormente da Paolo Ferrago. Per l'identificazione del doppio livello beta e delta e il significato del comando si rinvia all'articolo Letteratura in rete e segnatamente all'articolo che trovate proprio in uno dei blog di Paolo Ferrago. Potremmo continuare di descrivere sempre Ferrago per decine e decine di pagine, ma ora si deve ribadire che la presenza di bambini e minori e con accento e dialetto inequivocabilmente nomade rappresentano un fatto incontestabile. È al secondo 5, appena spenta la TV, il cui audio era destinato a coprire le attività in corso, che compare la voce del minore e poi subito dopo la voce tagliente e militare di chi ordina vatti a vestire. Ovviamente Paolo Ferrago ne ha riconosciuto la voce per averlo incontrato per le scale e conosce anche visivamente le sembianze dell'uomo, ma ad un magistrato della Repubblica è stato impedito di testimoniare ed è stato poi sottoposto a sequestro di persona non TSO, mai emesso. Sorge anche la domanda: chi è l'uomo e chi è la persona che dall'ordine militare e con terminologia da operazione militare torniamo indietro, capito? Allora, e adesso sentiamo questo messaggio dunque, che dovrebbe essere secondo numero 5, vatti a vestire, direbbe questa voce. Risentiamo ancora.
Sì, infatti a Vestiga io lo in cuffia lo sento, si sente effettivamente una voce ancora più bassa che secondo Ferrari è quella di un bambino, dall'accento abbiamo detto nomade. Io non so arrivare a una conclusione del genere, però risentiamo Vatti a Vestiga e se ci fate caso credo si senta, sentiamo. A parziale conferma, la mattina dopo che il gruppo era uscito, mercoledì 12 novembre 2008 alle 9:20 circa, Lander si intrufola in casa seguito dagli altri, fa la domanda diretta a Sabrina: sei una monarch? E lei risponde sempre cantilenante: no, compare, sì. Sentiamo allora anche questo: sei una monarch? No, compare, sì. Un attimo, ecco. Ancora? Io non riesco a percepire niente qui, sinceramente. Andiamo avanti. L'immagine della donna del video con volto tumefatto alla guancia sinistra gonfia e legata fu vista nel PC da lei usato e usata l'iconetta da un interlocutore che tentava di agganciare lei o il figlio usando Skype all'indirizzo di lei. Le probabilità che sia un'immagine di Sabrina usata come iconetta vi sono. Si confronti quel viso con le sole caratteristiche generali del viso e i capelli della donna in fotografia reale offuscata per motivi di privacy. Che il contesto fosse ben più pericoloso e macabro lo si evince anche dai lamenti infantili, un rumore come di un colpo inferto che li interrompe, due sospiri tremanti della trattata Sabrina e una sollecita altra e diversa roca voce femminile che invita, cavernosa e stregonica, con impostazione sacrale, a fornire degli stracci, stracci da passare. E ovviamente è l'ascolto che indica il significato del contesto e che lascia escludere ragionevolmente che si giocasse con palloncini pieni d'acqua e ci si passi la battuta e provocazione. Allora, questo audio, in questo audio si dovrebbe sentire il passaggio stracci da passare. Stracci da passare. E beh, questo si è sentito veramente bene, qui un brivido è corso, pelle d'oca qui su questa voce. Risentiamo solo questo stracci da passare, che è proprio all'inizio di questo file. E beh, la voce è veramente inquietante. Ascoltiamo l'ultimo per oggi, poi proseguiremo la prossima settimana. Cadenze ritmiche serrate o auliche, quasi recitate, il dolore, confermano in vari altri audio una matrice mista, anche esoterico-antica, delle rituali attività e iniziazioni sessuali e al contempo la matrice del trattamento gestito anche attraverso educazione all'inflizione del dolore. Allora, questo messaggio è: basta, dai, il dolore mi dè fastidio. Basta, dai, il dolore mi dè fastidio.
faccio. Vabbè, a me mi dà fastidio, beh. Allora, io mi vedo fastidio, abbiamo capito bene che è un po' il romanesco, risentiamolo da capo. Vabbè, a me mi dà fastidio, beh. Ecco, il dolore è qui. Il dolore. Il dolore. Vabbè, a me mi dà fastidio, beh. Allora, si sente prima il dolore, poi basta e a me mi dà fastidio. Vabbè, a me mi dà fastidio, beh. E allora amici, diteci cosa ne pensate di queste registrazioni che abbiamo fin qui ascoltato. Io non giudico, ecco, se il significato, non ho gli strumenti per farlo ovviamente. Io dico solo che i primi che abbiamo ascoltato, io francamente ho fatto molta fatica a trovarci qualcosa, una attinenza con quanto si dice nella didascalia, cioè io non sento solo dei rumori, forse leggerissimi sbiglii, ma anche in cuffia a tutto volume non ho rilevato questa corrispondenza. In queste ultime, da Abe Delta Dai, quello degli stracci che mi ha un po' inquietato, devo dire, e anche questo qui si sentiva abbastanza bene, ma anche quello vatti a vestire, diciamo, anche se sono frasi, ecco, che estrapolate poi, insomma, vanno interpretate, e quindi proseguiremo. Fateci sapere cosa ne pensate, perché credo sia molto utile fare questa indagine approfondita nell'ascolto di questi file registrati dall'ex magistrato Paolo Ferraro in una casa, in un appartamento, presumo, del quartiere militare della Cecchignola. Chi ci entrava, che cosa faceva, a leggere quello che scrive Paolo Ferraro, cose davvero inenarrabili, provate proprio da questi file, trattamento mentale, persone quindi trattate, come scrive Ferraro. E voi che cosa avete capito, che cosa avete sentito? Che cosa ne pensate? Border Knights, @webradionetwork.eu, il gruppo Facebook Border Knights, blog bordernights.blogspot.it. La settimana prossima la seconda parte di questi ascolti. Continuiamo dunque nell'ascolto dei file audio della Cecchignola dell'ex magistrato Paolo Ferraro, file da lui stesso isolati come tra i più significativi, inseriti in un recente articolo, e abbiamo ascoltato due settimane fa una prima parte di questi audio. Tra l'altro sono arrivati molti messaggi, alcuni che sostengono che appunto si sentono solamente rumori di vita quotidiana, altri che invece dicono sì, effettivamente si sente qualcosa in sottofondo, qualcosa di strano, andrebbero chiaramente isolati magari con strumenti professionali, e altri ancora che dicono comunque alcuni sono molto chiari e in linea con quello che dice Ferraro. Non c'è una visione univoca per il momento su questi file audio. Noi ci limitiamo anche questa settimana a leggere la trascrizione a margine dello stesso Paolo Ferraro, ricordiamo ex magistrato della Procura di Roma alla Cecchignola, dove era andato a abitare presso la casa di una donna con la quale aveva iniziato una relazione sentimentale, casa che apparteneva all'ex marito di questa donna, un generale dell'esercito. Ferraro si accorge che in sua assenza accadevano probabilmente cose strane, veniva quasi sorvegliato quando usciva, strani racconti del bambino di lei, e da queste registrazioni Ferraro conclude che all'interno di quella casa entravano proprio militari, che la donna diventava una persona totalmente assoggettata dal punto di vista mentale
proprio a un gruppo di militari, diventava una sorta di robot del sesso, probabilmente avvenivano forse orgie, forse azioni pedofile, insomma, da questo quartiere poi parte tutta l'indagine di Paolo Ferraro, che dice appunto esiste una sorta di super gladio con apparati deviati militari, apparati ovviamente anche della psichiatria, dei magistrati, quindi un apparato composto da varie figure che sostanzialmente avrebbe fatto il bello e il cattivo tempo in Italia negli ultimi decenni. E tutto nasce appunto da questo quartiere, da queste registrazioni che proverebbero appunto, secondo Ferraro, il trattamento mentale. Anzi, secondo Ferraro, questa è la prima prova audio del cosiddetto progetto Monarch, del trattamento MK Ultra eccetera mentale che veniva subito da questa donna che si chiama Sabrina. Poi, se Paolo Ferraro ovviamente potrà intervenire se lo riterrà opportuno conclusione di questa nostra rassegna, anche perché ci aveva accennato che esistono altri file, altre sue registrazioni anche di telefonate che potrebbero essere interessanti per l'ascolto, ma questo lo deciderà direttamente lui. Allora andiamo avanti nell'ascolto, quindi proseguiamo da dove ci eravamo interrotti l'altra volta. Donna trattata. Uomini, donne, militari impegnati, come si evince anche dal linguaggio, in una sorta di operazione, con controlli esterni alla palazzina e zingarelli, bambini a loro volta usati, uso imposto di sostanze certamente psicotrope e trattamento con chiari indici di regressione gestita e molto altro, oltre alle mere attività più direttamente sessuali o parafiliache. Compare persino una voce professionale e tipica di contesti che non solo per questo evocano il fatto Marrazzo di Via Gradoli con le morti a catena successive, vicenda ben nota e coeva alla denuncia e all'azione successiva criminale contro il dottor Ferraro. Allora, ascoltiamo questo primo audio di questa settimana. Allora, il messaggio dice, dovrebbe dire, è un po' un gran testone, ma è bello. In questo contesto, scrive Ferraro, trovano necessaria spiegazione unitaria, circolare e coerente tutti i frammenti evidenziati nei brogliacci e tra gli altri quelli che attengono a le pressioni cui viene sottoposta la donna affinché beva la sostanza che la pone in stato di trance o scissione agevolata e meglio gestibile sin dalla prima sera, il suo inutile tentare di ribellarsi non mi va, nonché le frasi e attività dirette a farla mentalmente regredire all'età giovanile, opportuna e ben nota al gruppo operativo. È l'8 novembre 2008 alle ore 19:50. Allora, si sente molto male, eh? Dovrebbe essere non mi va, te bevi qualche anno in più, te bevi.
Forse te bevi si sente proprio lontanissimo, forse. L'uso ripetuto di sostanze psicotrope e la presenza di queste in quantità ingenti. Ecco quindi il messaggio: apri pacchi. Il messaggio completo dovrebbe essere: non c'ho avuto tempo, so stanca, apri i pacchi. Non c'ho avuto tempo, non vedi? Proprio niente, dai. Sono stanca, mamma mia. Oggi ho fatto, non ti dico quando gli ho messo a posto. Non ci ho fatto più. Sono stanca. Allora, si sente molto bene, chiaramente, poi bisogna vedere qual è il significato. Ovviamente, secondo Ferraro, questa frase farebbe pensare all'uso ripetuto di sostanze psicotrope e la presenza di queste in quantità ingenti. Ecco dunque la frase: apri i pacchi, non c'ho avuto tempo, so stanca, apri pacchi. Sentiamo solo questo passaggio di nuovo, lo risentiamo. Non c'ho avuto tempo, vedi? Proprio niente, dai. Sono stanca, mamma mia. Oggi l'ho fatto, non ti dico quando gli ho messo a posto. Non ci ho fatto più. Sono stanca. Ecco, forse mentre dice apri pacchi c'è una specie di rumore che copre quel passaggio. E ancora scrive Ferraro: il risveglio mediante azione che riporta la donna nello stato di baby doll e la voce di lei ad operazione completata, che realmente sbalordisce chiunque non sappia di regressione e trattamento mentale. Sentiamo. Capito? Me lo interscambio, lo cambio. Allora si sente, no? Me lo cambi, qualcosa del genere. In realtà Ferraro sottolinea un altro aspetto, la frase sei ancora sveglia. Allora risentiamo se riusciamo a percepire questo sei ancora sveglia. Capito? Me lo interscambio, lo cambio. Allora, risentiamolo da qui. Sei ancora sveglia? Forse si sente piano piano qui. Forse, sentiamo. Sì. Sei ancora sveglia? Si sente in lontananza, ma c'è. Sembra quasi una domanda, però. Sei ancora sveglia? Capito? Me lo interscambio,
Me lo cambi? Me lo cambi, me lo interscambi, di che cosa parlerà? Secondo Paolo Ferraro, questa azione è una sorta di risveglio in cui la donna ritorna nello stato di baby doll e la voce di lei è operazione completata che realmente sbalordisce chiunque non sappia di regressione e trattamento mentale. La voce, ora, facciamo anche non una battuta, ma assomiglia molto, cioè come tonalità e modo di parlare, non so se avete visto il film, l'ultimo film di Verdone, Posti in piedi in paradiso, al personaggio della cardiologa, la Ramazzotti, no? Parla un po' così. Allora, andiamo avanti. L'incredibile esito di una donna che con voce lirica che non ha nell'alter della vita ordinaria canta un pezzo lirico ovviamente assolutamente ignoto all'alter quotidiano. Mentre Katia insuffla musicalmente "Tu m'hai detto sì", contesto cui può attribuirsi significato grazie alle frasi e attività soprascoltate, quelle dirette a far mentalmente regredire la donna all'età giovanile opportuna, ma in questo caso a una personalità e persona che appare non coeva e moderna. Allora, questa voce lirica che dice Ferraro, questa Sabrina non ha nella vita quotidiana, arriva improvvisamente, dunque, questa cantilena lirica, e poi questa Katia, per riportarla, questo sto leggendo quello dopo, Katia dice musicalmente, dovrebbe dire, questa seconda persona, "Tu m'hai detto sì", e quindi sono tutte attività che per Ferraro realizzate per fare regredire mentalmente la donna all'età giovanile definita da Ferraro tra virgolette opportuna. Allora risentiamo questo canto lirico e "Tu mi hai detto sì", che invece in modo melodico quasi dovrebbe dire invece Katia. Allora, andiamo avanti. La evidenza di un ordine comando sussurrato e cantilenato da Katia per riportarla nell'alter ego voluto non è più me stessa. E qui c'è una frase un po', diciamo, volgare. Mi ha cacato il C, punto. Al quale Sabrina reagisce e risponde con voce regredita da ragazzetta isterica. Mi ha cagato il C, mi ha cagato la M, punto. Allora, sentiamo un po' se effettivamente quello che io non ho completato si sente. Sentiamo, andiamo subito a sentire. Ma che cazzo, mi ha cagato la minchia. Beh, direi che si sente in modo, in questa seconda parte, inequivocabile. Quello che voleva sicuramente sottolineare Ferraro era: non è più me stessa che si sente bisbigliante prima che arrivino queste due espressioni abbastanza colorite. Sentiamo. Ma
la minchia. Allora, questa seconda parte, dunque secondo Ferraro, c'è questa reazione di dopo il comando sussurrato di Katia, non è più me stessa, Sabrina risponde con voce da ragazzetta isterica e come abbiamo sentito risponde, ma risentiamo questo non è più me stessa, che è qua, non è più me stessa. Ecco, non è più me stessa, si sente bene. A questa analisi era arrivato Paolo Ferraro nel maggio 2009, si legge ancora, quando subì il sequestro di persone e il blitz illegale, ma la spiegazione che attiene a una procura che nasconde minacce a cerchia afferma che si sente solo una donna sola, intenta a lavori casalinghi, suggerita da una relazione di ufficiali di polizia giudiziaria del reparto operativo Carabinieri di Trastevere, e la spiegazione che attiene a una magistratura deviata, che poi tenterà di distruggere a tutti i livelli il magistrato Paolo Ferraro, che ha richiesto ben 2 anni e mezzo di analisi e verifiche portate ormai a termine. Allora, questi erano gli audio che Paolo Ferraro aveva riepilogato in un articolo, noi li abbiamo ascoltati tutti, praticamente tutti quelli che lo stesso Ferraro appunto aveva individuato, quindi ognuno di noi può farsi chiaramente l'opinione che crede sul significato. Avete sentito questo ultimo scritto di Ferraro che quando poi lui ha presentato queste denunce gli è stato detto no, si sente solo una donna che fa le pulizie. Qualcuno di voi ha detto la stessa cosa, sono rumori di vita quotidiana. Secondo Ferraro, secondo altri ascoltatori invece racchiudono qualcosa di ben più grave. Questi gli audio della Cecchignola. E poi, ovviamente, se Paolo Ferraro riterrà opportuno, potrà intervenire magari la prossima volta anche con altri audio, con altri documenti che vorrà portare. Voi continuate a dirci cosa ne pensate. Border Knights @webradionetwork.eu, bordernights.blogspot.it il nostro blog, il gruppo Facebook Border Knights. E ovviamente la domanda è: questa è la prova audio del progetto MK Ultra, del progetto Monarch? In questi audio ci sono le prove del trattamento mentale subito da questa donna? Oppure secondo voi questi audio in sostanza magari racchiudono veramente qualcosa, ma è talmente impercettibile che alla fine non si può parlare di prova? A voi la parola, noi continueremo sicuramente a occuparcene. Paolo, un secondo perché forse abbiamo un collegamento. Paolo? Ciao. Ciao, abbiamo Paolo Ferraro, Paolo. Ehi, parla più ciao. Alta voce. Sì, no, mi senti forte? Non ti sento bene. Non mi senti bene. Intanto ce l'abbiamo fatta. Meglio, sì. Ecco, ce l'abbiamo fatta per l'ultima puntata e come stai intanto? Perché ovviamente abbiamo seguito con una certa apprensione le ultime vicende che ti riguardano. Come sto? Come al solito. Ecco, ci sono stati altri sviluppi? Tutto previsto, tutto descritto da una mail che ho conservato attentamente da Paolo Franceschetti 2 anni fa. La mail è del 7-8 agosto del 2011. E che cosa dice questa email? Tutto quello che è successo fino ad oggi. Quindi Paolo Franceschetti l'aveva previsto. Paolo? No, quella non è previsione, quella è conoscenza. Scusa Paolo, ma mi stai sostanzialmente accusando in qualche modo di far parte di una congregazione? Come stai? Bello! Baci, che stai dicendo? Sto dicendo, Paolo, per caso mi stai accusando indirettamente di conoscere il sistema perché ne faccio parte e quindi di essere parte del complotto dei tuoi danni? Che hai detto, scusa? Ti chiede se stai, perché è un po' basso, ti sta chiedendo se lo stai accusando di far parte diciamo del complotto che ti è capitato. Quale complotto? Non so di che parlate. Io sono semplicemente un magistrato che ha denunciato un gruppo di criminali legati alla magistratura. Ci stanno affogando. Appunto, io sono coinvolto, questa è la domanda, sono coinvolto in questi gruppi? Coinvolto tu in questi gruppi?
A me non risulta che tu sei coinvolto in questi gruppi. Ah, no, no, perché da come la mettevi sembrava, non è previsione ma è conoscenza, sembrava che io conoscessi questi fenomeni direttamente. Ma certo che li conosci, io, se vuoi ti metto la mail qui, descrivi esattamente tutte le metodologie, tutti i protocolli giuridici, le modalità, le fasi, gli step, io da te ho imparato. Sì, ma ho capito, ma no, siccome ultimamente mi sembra che mi hai un po' accusato di venirti contro, di... No, quale venirmi contro? Io ti accuso da sempre di non dar conto del fatto che, a parte il profilo esoterico che a me non interessa, qui parliamo di una precisa organizzazione criminale molto pericolosa internazionale che ho individuato nel focolaio fondamentale o in uno dei focolai fondamentali e di non aver mai dato conto né di che cosa ho individuato né di come l'ho individuato né del metodo che ho utilizzato. È una critica scientifica. Posso rispondere? Certo. Allora, hai fatto molto altro, però il problema che a me serviva che tu studiassi gli audio e non scrivessi mentre le altre decine di migliaia di persone che mi scrivono li hanno sentiti, li hanno valutati, e non scrivessi non si capisce nulla, ma dicessi effettivamente questo comando che si sente qui esaltato con la didascalia sotto e spiegato con quest'altro contesto è la prova audio del trattamento Monarch, oppure qui effettivamente ci stanno bambini e questo bambino è Zingaro. Non è che avevi bisogno di un granché per dedicarti a questa cosa, perché in realtà tra il sentire le prove audio e trovare il filone dell'esoterismo deviato, del pedofilo, efebofilo, di gruppi militari coperti dalla magistratura e da altri apparati, e il nominarlo, c'è una differenza. E la mia accusa non è tanto che tu l'avessi solo nominato, perché non l'hai manco nominato. Tu hai continuato a parlare di un'organizzazione, la Rosa Russa, la, come cappero si chiama, i Rosa Crociani. E vabbè, insomma, io prendo atto, però... E fra l'altro le tue indicazioni scientifiche e aggiornate mi hanno consentito di leggere tutta la mia storia. Ti confermo adesso ufficialmente via radio che esattamente come tu hai sempre detto, la mia storia nasce da molto lontano, era dovuta non tanto e solo a cose che facevo, ma a come le facevo, cioè alla qualità della mia, del lavoro, presenza intellettuale, politica e il lavoro anche giudiziario. E puntualmente quello che hai detto si è verificato, cioè ricostruendo, acquisendo e avendo informazioni anche di soggetti legali, di un soggetto legale ai servizi, alla fine ti posso dare la chiave di lettura finale. La vuoi? Paolo Ferraro era esattamente l'opposto di quello che tu hai propalato mediante frasi anche infantili, un uomo speciale temuto per il suo rigore intellettuale, per la sua capacità di parlare ai cuori e alle anime, e un grande lavoratore con grande efficienza operativa, il quale in vari processi avrà toccato anche nel 2006 il mondo amatoriale dello sport, nel 2007-2008 un'indagine europea che non è potuta finire ovviamente, no? E avrà anche toccato a monte altre grosse indagini, altre grosse cose che non elenco qui. Avrà fatto il grande processo sul San Camillo a Roma, come dire, in cui era indagato un grande figlio della massoneria legato all'apparato comunista, io non lo sapevo nemmeno, fratello, scusami, anche di un ministro. Ma il punto non era solo quello, quello che temevano era Paolo Ferraro, la mia identità, e la chiave di lettura che è stata data, un misto di invidia, persecuzione, odio personale, altre stupidità, altre nefandezze umane, ahimè, è una delle chiavi più principali, ma per me era impossibile capirlo perché io non godo di questi sentimenti. Ok, posso parlare io, Fabio? Vai Paolo, vai. Allora, tutto quello che dici è giusto, ma adesso ti spiego quindi pubblicamente perché non mi sono occupato quanto tu volevi della tua vicenda. Il punto è che, scusami, non della mia vicenda, del filone da me individuato che lega militari, apparati deviati, servizi spiego. E magistrati, perché di me tu ti sei occupato in modo anche carino, sei intervenuto secondo lo schema importante che hai attivato e quello va bene. Io avevo bisogno di alto livello e sostanzialmente doveva essere fatto così, sotto come la buona Solange, sopra come Franceschetti, o anche sopra come Solange, tanto va bene uguale perché Solange è una bella donna, e sotto come Franceschetti, cioè doveva mettere insieme storia, analisi, metodo e anche le tue conoscenze molto approfondite di alto settore. È mancato sto coagulo, questa è la mia... È mancato, e ti spiego i motivi. Adesso fammi elencare tutti, però. Il primo motivo è che
tutti i nomi che tu hai fatto, tutti i collegamenti, eccetera, per quanto mi riguarda, sono poco interessanti per chi ascolta. E, cioè, ti faccio un esempio. Il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, come può essere interessante? Se è anche il figlio di Achille Lauro ed è legato alla massoneria campana, le più pericolose. Come può non essere interessante? No, perché non capisco. Paolo, prosegui. Devo parlare, fammi parlare però fino alla fine, perché altrimenti non capirai mai. Finora non hai mai capito, perché non me l'hai mai fatto dire. Allora, le cose che tu hai scoperto sono senz'altro importanti, ma tutti i nomi e i cognomi che hai fatto, tutta la filiera, eccetera, tutte le cose che tu hai scoperto in generale, a livello generale, sono state già scoperte da altri, dette da altri. Primo David Dyke, poi c'erano Cusco, poi c'era la Carlizzi, poi sono cose che io ho detto ampiamente in questi anni. Nomi e cognomi non interessano nessuno. Tu dici che sono membri del CSM, è già, ma non gliene frega un cazzo a nessuno dei membri del CSM, perché non li conosco, non sono nomi noti. Quindi nella mia vicenda, per esempio, in quella di Solange, noi abbiamo nomi e cognomi di persone che sono magistrati, avvocati, tuttora in servizio, anche molto noti in certi ambienti, ma che a livello generale non gliene frega niente a nessuno. Cioè sono noti, ma non sono un Vigna o un Taormina, per intenderci. Sono noti, ma sono nati in un certo ambiente, nell'ambiente di Torino, nell'ambiente di Milano, nell'ambiente della magistratura. Sono il presidente, che ne so, del tribunale fallimentare della città di, che non lo conosce nessuno però. Quindi questi nomi qui, benché noi ce li abbiamo e ci abbiamo documenti che provano quello che hanno fatto, non li abbiamo mai tirati fuori, perché noi, cioè io e Solange, vogliamo fare informazione. Informazione significa tirare fuori le informazioni che la gente vuole sentirsi dire. Quindi se c'è una cosa importante su Vigna, è importante che si tiri fuori e la tiro fuori. Se c'è una cosa importante su Dattilia, io non la tiro fuori, perché Dattilia non lo conosce nessuno. Ci sono nomi molto importanti in cui mi sono imbattuto. Adesso facciamo un nome e cognome di cui mi sono imbattuto in questi anni. Tal Federico Di Tomaglio, avvocato direttore dell'IGI, con cui ho avuto modo di lavorare, sicuramente persona molto più potente della maggior parte, per non dire di tutti, i politici che oggi stanno al potere. Ma non lo faccio mai questo nome, perché? Perché non interessa a nessuno, Paolo. Nessuno gli interessa che cosa fa Federico Di Tomaglio. Allora, parliamo due lingue diverse. Allora aspetta, però fammi finire. Parliamo due idiomi diversi, non ci capiamo. È grave sto fatto. Perché io, scusa se ti interrompo e non lo farò più, io non parlo di nomi. Io ho fatto un articolo, Stato sociale, magistratura, psichiatria e il cavallo di Troia, che ha descritto un progetto di golpe strisciante facendone la anatomia, parlando di come hanno utilizzato l'amministratore di sostegno, di come si sono organizzati sul territorio, di che modello avevano, chi sono gli psichiatri lo portano avanti, perché hanno utilizzato la pedofilia come strumento di ricatto e rendimento, chi lo faceva, che coagulo di servizi legali c'è. Io parlo della storia, tesoro mio, parlo di quello che è successo negli ultimi 20 anni e di quello che ha fatto scontare Falcone con l'apparato deviato di Magistratura Democratica. E ovviamente parlando della storia, e certamente parlando della storia di oltreoceano che ha infiltrato e distrutto la nostra democrazia, e avendo individuato i metodi, i meccanismi, l'analisi, i nomi sono di meramente corredo. Li faccio perché li devo fare. Ma insomma, far sapere che la magistratura in mano ha un coagulo fatto da 70 persone che gestisce il potere fondamentale dello Stato, perché i magistrati sono più della legge. La legge senza il magistrato non esiste. Il magistrato è colui il quale dà corpo alla legge. Il magistrato è il cuore del sistema. L'altro, il magistrato, come tu sai, si occupa del vaglio del diritto, dami factum tibi dabo ius, dalla risposta giuridica. Poi si occupa anche del fatto, e il vaglio del fatto è un vaglio che attiene alla natura concreta del fatto. Bene, il vaglio del fatto è affidato anche agli psichiatri, perché il metodo di formazione del pensiero e il metodo logico hanno un controllo di natura sanitaria o di congruenza. Se tu prendi il diritto e prendi i sacerdoti del vaglio dell'approccio del pensiero al fatto, gli psichiatri, e li governi, altro che esoteria, altro che massonerie, hai fatto il grande colpo, quello che sta portando 160.000 persone ad essere amministrate con gli amministratori di sostegno, quello che ha portato l'inversione del ruolo della giurisdizione. Peraltro tu queste cose le dici, le hai dette, è proprio un problema. Io ho una formazione molto più politico e storica della tua, e tu hai una formazione di altro tipo importante che a me serviva, ma ammetti che parliamo due linguaggi diversi. Se tu leggi se avessi mai letto i miei articoli,
quelli che fai finta di dire che non capisci, gli ultimi tre o quattro, il grande demiurgo, stato sociale, magistratura, psichiatria e cavallo di Troia, cioè il progetto di Gallo, capiresti che ho fatto un lavoro che guarda alla storia e al futuro e individua i nemici non come casistica, non come fatti criminali, non come fatti che interessano chi li deve sentire, perché nell'epoca del falso la verità è esattamente quella che va detta perché nessuno la vuole sentire. E non cerco una verità che va sentita io. Cerco di capire quello che è successo globalmente. Sti cretini, sti coglioni, questi poveri idioti, questi illuminatisti del cazzo, hanno fatto l'errore di rompere le palle a me. E io ne sono uscito dopo 2 anni e mezzo di lavoro tirando fuori lo schema di quello che hanno fatto negli ultimi 20 anni. Per questo mi hanno fatto sapere che mi vogliono, virgolette, fare a pezzi e squartare, e vogliono mangiarmi il cervello. Ma non perché non hanno capito quello che ho scritto. Paolo, finisci? Allora, pensi di riuscire a non interrompermi per, non so, 4 minuti? Penso di sì. Paolo? Vai avanti. Pensi di riuscire a non interrompermi per 4 minuti circa? Di solito di fronte a cose illogiche e scoordinate reggo solo 2 minuti. Ok, allora cerco di stare nei due minuti. Quindi guarda, diciamo che io ti ho dato l'appoggio che ritenevo giusto dare alla tua vicenda. Ti ricorderai che sono stato uno dei primi, forse addirittura il primo, ma comunque se non il primo, comunque uno dei primi a pubblicare le cose che ti riguardavano. Abbiamo fatto la prima conferenza insieme a Forza Nuova, ti ho messo in contatto con Forza Nuova, quindi ho sempre appoggiato pubblicamente la tua cosa. Ultimamente mi hanno fatto un'intervista ad una radio, riparlo di te, non parlo delle nostre beghe. Il problema qual è? Allora, una cosa te l'ho detta, cioè appunto ritengo che tu abbia scoperto delle cose che se ti prendevi la briga di leggere altri testi, altre cose di altre persone come Kevin O'Brien, Marco Phillips, cioè Marco Phillips, ok, avresti capito che comunque hai scoperto quella che per molti, tra virgolette, complottisti era l'acqua calda. Questo era il primo punto. Secondo punto, trovo i tuoi articoli obiettivamente illeggibili. Ma non l'hai letto. Stato sociale, psichiatria e magistratura e il cavallo di Troia non lo hai letto. Il demiurgo non lo hai letto. Le reazioni che hanno avuto gli intellettuali di questo paese, no, che l'hanno letto, non le conosci. Paolo, questa è la notizia mia, sai qual è? Che tu continui a far finta di dire che hai letto quando non hai letto. Anche questo è ridicolo, no? E poi, scusami tanto, se io ti imputo di aver avuto un approccio personalistico nella vicenda mia, il caso di Paolo Ferraro, il bravo ragazzo magistrato che capisce proprio l'esoterismo a cui vogliamo bene e che tentiamo di salvare, se tu porti questo approccio, fai un danno gigantesco alla tua immagine e al mio lavoro. Non lo puoi fare al mio lavoro. Io ti ripeto, cerca di capire il punto di vista mio e di... Sto Paolo Ferraro è convinto che far ascoltare gli audio del trattamento Monarca sia più importante che leggere il libro di Katie O'Brien, che ha pure letto. Qual è il motivo? Che 100.000 persone hanno scritto: Dio, che orrore, questa è la prima prova audio che esiste. Cosa che anche ha detto Solange. Ma tu ti sei limitato a dire: non si capisce quello che dici, non si sente quello che dici. Non ci prendiamo in giro. L'ultimo motivo che ho per non essermi addentrato più di tanto nella tua vicenda è che veramente ti trovo insopportabile. Cioè, col tuo carattere, io verrei alle mani dopo 10 minuti se cominciassimo a parlare. No, mi sei pure simpatico. E il problema è che non accetti che esista un metodo più complesso e più articolato e non accetti un dialogo sui contenuti. Continua a seguire i fili logici tuoi, che è giusto, voglio dire. Però devi sapere che per me non regge un utile vantaggio dal punto di vista della storia. È una mia opinione, tutto qui. Ti ripeto, quello che di originale io ho fatto è fornire prove dirette. L'audio è un documento, non è un libro. Criticare il metodo culturale, il parlare di fatti mediante anche narrazioni di testimonianze o di libri, è un metodo, virgolette, culturale o sui casi. Io sono partito da lì, ho ricostruito alcune cose, sono stato sentito Teramo, mo sono stato sentito da un'altra parte che non ti posso dire, e quello che ho fatto è legare tutto insieme in un'analisi storico, individuando una concreta organizzazione segreta a cui non ho dato un nome, perché non so dargli un nome, e so solamente che io ne ho un frammento in mano. Però questo frammento ha il potere reale in questo paese,
gestisce l'agenda della storia, ha rapporti con l'Oriente, con Hong Kong e a casa ad Hong Kong. Poi non è uno scherzo. Allora, Paolo, vuoi dire altro? No, tanto non me lo fa dire. Cioè, se apro bocca dopo 30 secondi mi interrompe, quindi comunque, guarda, c'è una cosa che non lo sto dicendo adesso per scherzo. Paolo c'ha veramente delle capacità investigative notevoli, un intuito eccezionale. In effetti dice una cosa giusta. Alcuni articoli io non li ho neanche letti, non ho neanche la prima riga, perché mi rifiuto di leggere quello che scrive per come lo scrive, perché secondo me è un linguaggio impossibile da leggere, quindi questo purtroppo per me è un limite evidente. Lui c'ha ragione quando dice: ma tu non l'hai proprio letti, non è che l'hai letti e li trovi illeggibili. Alcuni, e ha fatto pure il no, è vero, non so come fa a saperlo, diciamo così, però è così. No, ma non è che non ho letto niente, ho letto tante cose sue e le trovo illeggibili, insomma, ecco, questo è il punto. E poi le cose che ha scoperto appunto sono importanti. C'è una cosa da dire, che sì, c'ha ragione, io seguo una mia logica, e infatti è questo. E secondo me il problema è che, Paolo, tu non accetti che uno non segua la tua di logica. Io seguo la mia, tu segui la tua. Quando ci possiamo incontrare, ci incontriamo. Quando facciamo una conferenza insieme, io parlo prima di te o dopo di te, e comunque la gente ascolta sia me che te, e avrà due metodi diversi, due punti di vista diversi, due cose diverse, e va bene così. Ma non puoi pretendere che io, per come mi rapporto, per come parlo con gli altri, per quello che scrivo, scriva quello che tu vuoi che io scriva o dica quello che tu vuoi che io dica. No, mi dispiace, ma non funziona così, e quindi io non lo farò mai questo. Posso replicare? Certo, adesso sì. Mentre io parlo del tuo metodo e di quelli che sono i limiti del tuo metodo dal punto di vista mio, e indico cosa che secondo me tu hai completamente trascurato di valutare, io, che tu non lo sai, il tuo libro La Rosa Rossa, ma lo so centellinato millimetro per millimetro. Non capisci la differenza? Quello che tu scrivi, io, e i tuoi rapporti con quella brava signora che fu una delle prime che cominciò a leggere i fatti in modo più doppio, sostanzialmente più complesso in Italia, io li ho studiati per capire bene, addirittura al millimetro. Tu devi sapere che la roba mia mi ha portato addirittura anche con una relativa certezza a Via Poma al 1990 a capire come funzionano alcuni meccanismi. Io sostanzialmente, fammi una cortesia, siccome è scritto molto bene e non te lo dico io ma te lo dicono anche altre persone, vatti a leggere quell'articolo Stato sociale, magistratura, psichiatria e cavallo di Troia, e mettilo criticandolo. Sì. Ma parliamo del, io critico a te quando dico che tu secondo me hai un approccio un po' da Canale 5 sostanzialmente, il caso, la grande vicenda che interessa, la problematica. Ma voglio avere questo approccio, pa, voglio sì. avere questo, perché vabbè, non voglio ma mentre io te lo lascio e mi studio quello che dici e ne traggo gli elementi che mi servono, ma perché tu non devi farlo con me? O meglio, devi far finta che non lo fai, perché poi io so da altre fonti la so lunga io, tesoro mio, e tu non solo sai bene la portata di quello che ho detto e scritto, ma sai bene il perché questi mi vogliono squartare. Ma certo che lo so, te l'ho detto prima che lo capissi tu. Sei un pericolo, però tieni presente che poi tanto più litighi con me, tanto più noi perdiamo tempo. E tu io non litigo con te, guarda, l'altra leggenda. Io amo il confronto molto leale e molto forte sul piano intellettuale. Ho detto sempre, lo ribadisco, che non vedo l'ora di andarmi a piano a birra con te, magari con qualche una di quelle belle gnocche che ti frequentano in varie parti d'Italia. Addirittura. È una fissa per lui. No, è una fissa, tesoro mio. Mentre io ironizzo su cose che in realtà sono normali, c'è chi deve far finta che non sia oggetto di una... È una dinamica fondamentale della vita. Il piacere dell'incontro con le persone e anche dell'altro sesso è un elemento importante, è qualità, è anche amore. Se non è violenza, sopraffazione, pedofilia, trattamento mentale, stupro, indifferenza, noncuranza, è un'altra cosa. Non è una fissa, tesoro mio. Paolo, io sono omosessuale, infatti sono sempre stato attratto da te, questo lo devo dire. Ho detto sono omosessuale e sono sempre stato attratto da te, e molto attratto, quindi delle volte... Tu sei omosessuale, ma non diciamo cazzate.
Sì, perché no? Scusa. Puoi essere, tu puoi essere, ti ricordi quel film, quello sul commissariato al di sopra di ogni sospetto? Ma tu puoi essere marxista, puoi essere leninista, puoi essere, ma le bombe, che minchia c'entrano le bombe? Tesoro mio, qui il problema è un altro. Cerca di, se puoi, di fare un piccolissimo sforzo, di leggere gli ultimi 3-4 articoli importanti, che poi c'è una sintesi più chiara, e ti debbo io una spiegazione. E te la do definitivamente. Io non ho avuto tempo per scrivere. Io ho scritto per 2 anni 20 ore al giorno, continuamente, facendo conferenze, grazie anche a te, grazie a altri, senza fermarmi mai. Io fino ad oggi non ho avuto sufficiente tempo per scrivere brevemente. Da adesso in poi, se non mi acchiappano, come dire, limo di più, rivedo di più e, come dire, do livelli di analisi che la gente comprende meglio. Capito? Quindi facciamo una cosa. Io adesso prometto che mi rileggo per la seconda volta il libro che mi hai anche dato, che mi ha interessato. Confermo che la chiave di lettura nostra sono completamente diverse, ma ti prego, quando io parlo della deviazione dell'esercito italiano gestito dall'apparato massonico di rito scozzese dall'altra parte dell'oceano, quando parlo di Luttwak e della teorizzazione del golpe negli stati democratici, quando parlo di pedofilia come uso deviato di ricatto e potere, quando io tiro fuori nomi che spiegano come si muovono i servizi e come hanno tentato di incastrare a me in questa singola vicenda solamente per capire il quadro generale, quando arriva a individuare i rapporti fra 'ndrangheta e massoneria deviata nera, no? Tu non mi puoi dire che so come quello scrittore Laviano lì, Aviano e così via, o che so come un altro. Io sono che ha messo insieme più pezzi, più spezzoni, posso aver sbagliato. Come qualcuno mi ha criticato, Solange ha detto, alcune cose non so precise, alcune cose so costruite, certo, perché non ho l'apparato investigativo che mi servirebbe, mi hanno ridotto così. Però, insomma, ecco, cerchiamo di capire che se io leggo le cose tue, è un po' sprezzante, dico pure, il simbolismo e la numerologia mi servono fino a un certo punto perché è robaccia tribale per me, e questo è il mio approccio, è un po', che lo ammetto, un po' arrogante. Dall'altra parte, però, dico, vabbè, fammi vedere questi che combinano. E leggo le cose che dici tu, ma dal punto di vista mio, che è laico, quello è potere, è violenza, è uso sistematico di una serie di strumenti che servono a imbambolare, irretire, controllare, anche influenzare. Forse evocano qualche potere che hanno come tutti gli esseri umani dentro di loro, ma sono una banda di idioti criminali e non sono manco così tanti come si pensa. Io ho fatto un elenco, adesso c'è un elenco di 120 persone, comprensivo di nome, cognome, data di nascita, luogo di attività e indirizzo. Io faccio un'altra cosa, Paolo. Di. Ah, no, cioè, faccio un'altra cosa, punto. Ok. Va bene, noi ringraziamo Paolo Ferrago, grazie di essere stato con noi. Poi quando riprendiamo ci Al farebbe popolo della piacere. radio, Sì. sappiate che io a Franceschetti voglio tanto, tanto bene. Ma io voglio bene persino a Satana. E forse. Ah, ecco. No, Beh, no, no. allora non è molto. No, no, ma ti spiego. Ma forse il mio modo di essere è il loro problema. Poi a settembre ci farebbe piacere Paolo Ferrago che stai tutta una sera con noi e magari insomma avremo più Sarò vivo, tempo. sì. Sì, no, questo lo auguriamo insomma. Grazie, grazie a Paolo Ferrago, buonanotte. Grazie a voi, un abbraccio grande e un abbraccio fraterno a Paolone, che Ciao deve. Paolo. Non ho mai promesso che lo leggi. Dai, leggiglielo su Va Paolo. bene, giuro che te li leggo, Vai, giuro. stasera. Guarda, il demiurgo è stato sociale, cominciano così. E poi, semmai, mettili sul blog e scatena il lupo grigio là con gli altri, Rubicondo là con gli altri, a dire non si capisce niente. Ma leggili, ti prego. Va Un bene, abbraccio. d'accordo. Ciao Ciao. Paolo, ciao, ciao. Ciao. Abbiamo continuato a leggere i tuoi articoli, anche ce n'hai messo uno anche nel blog oggi. Ecco, tu sei partito da questa vicenda personale, no? Se dovessi sintetizzare, ecco, e dire ai nostri ascoltatori a che cosa sei arrivato dalla vicenda della Cecchignola, che cosa sei arrivato a scoprire? Soprattutto magari c'è gente che non conosce nel dettaglio, no? La tua storia. Come puoi sintetizzarci questo tuo percorso? Rapidissimamente,
la scoperta di un'attività di un gruppo di militari all'interno di una casa civile nella Cecchignola, che svolgeva un'attività a chiaro connotato parafiliaco, esoterico, con presenza di un bambino rom e di una donna che sostanzialmente era un robot a comando e che veniva gestita con frasi tipiche e addirittura di dismissione del ricordo di quello che accadeva in uscita del gruppo, scoperta che ho fatto con una registrazione, ha poi portato a delle reazioni molto violente e forti da parte di alcuni magistrati, sempre più scoperte, è una sorta di accerchiamento per evitare che io, dopo la denuncia che fece al volo, andassi avanti nel capire. E invece sono andato avanti, e purtroppo uno di questi magistrati, che in realtà io pensavo fosse una persona abbastanza coperta, normale, monitorava costantemente quello che capivo. Da lì la violenza di quello che ho subito, ma soprattutto un'analisi di quello che si muoveva intorno a questa vicenda e la consapevolezza che c'erano anche dei, come dire, un'area interessata dai servizi, dove c'erano militari a un certo livello di un corpo di elite particolare, mi ha portato avanti fino al punto in cui, nonostante attacchi subiti, perché se si zitto, ho deciso di non aderire alla tranquilla proposta del comodo discesso, ma di continuare nell'analisi e progressivamente anche nel capire quello che era successo. Nel momento in cui ho preparato una denuncia, che poi ho depositato ingenuamente, come dice Paolo Franceschetti, a Perugia, c'è stata un'altra violenta reazione, e nel frattempo ero entrato in rapporto con tutta una serie di soggetti che letteralmente studiavo, tra i quali per l'appunto Francesco Bruno, lo psichiatra e criminologo, così come psichiatra e criminologo era Ferracuti padre, che è presente in buona parte delle vicende particolari del nostro paese, che è da sempre interno ai servizi, fin dagli anni del rapimento Moro, che ha parlato un pochino troppo, mi ha fatto capire qualche cosa in realtà, per stima. Nel frattempo sono successe delle cose nuove, cioè siamo riusciti a ricostruire addirittura una sorta di attività di intelligence a mio danno che durava da 20 anni. Ad esempio nel 95 è emerso, grazie alla testimonianza di una persona che me ne ha informato, una circostanza che io del tutto ignoravo, e che cioè il Centro Nazionale di Ricerche e in esso Corona è un altro templare di cui in questo momento non mi avviene il nome, non mi sovviene il nome, niente proprio di meno, che nel programma sull'intelligenza artificiale era di nascosto studiato un mio programma che era di totale automazione, integrale automazione dell'attività del magistrato. Quindi incredibile ma vero, io oggi parlavo, intervenivo sulla vicenda Lannes per un verso, perché sono in grado di indicare che queste attività segrete di studio vero e proprio di soggetti attenzionati per le loro doti e non per altro esiste, è concreta, nel caso mio addirittura è una delle cause di quello che mi è successo, quello che mi è successo in realtà da 20 anni a questa parte. Ma in realtà io intervenivo per parlare intorno alla vicenda di Misteri, di questa nuova rivista, e per raccontare le cose che ormai ho detto già in parte pubblicamente, perché questi elementi, e qui mi rivolgo a Paolo Franceschetti, sono talmente tanto importanti, talmente tanto congruenti, che dopo aver letto di recente la sentenza di primo grado emessa per la condanna di Parolizzi, quella di secondo grado non l'ho ancora letta, sono rimasto a bocca aperta, perché in effetti abbiamo una condanna fondata sul nulla, con un quadro probatorio allucinante, cioè privo di qualsiasi rilevanza sotto il profilo indiziario e argomentativo, e addirittura abbiamo l'omissione di una serie di testimonianze opportunamente espunte, che corrispondono addirittura alle indicazioni che ormai ho dato pubblicamente. Nel frattempo è uscito un articolo su una rivista sul web abruzzese che ha raccontato queste mie indicazioni, e mi chiedo, Paolo, e questo con Paolo Franceschetti, com'è possibile che un magistrato della Repubblica che vede una donna identica a Melania Rea andare a colloquio con un magistrato della Repubblica, tal Stefano Pesci, attenzionato e controllato da me, ha a suo tempo il rapporto con circuiti militari fin dai tempi di Bologna, come mi è stato destinato direttamente, e l'avete accompagnato da un ometto grigio, con i capelli grigi, vestito in un certo modo particolare da me
praticamente descritto, che corrisponderebbe a un parente di Parolisi e che corrisponderebbe l'indicazione data di un uomo con due donne in tutami medica che fanno salire Melania Rea sulla macchina, possa essere addirittura neanche eliminata. E com'è possibile che dopo l'indagine recente, 71 arresti in Abruzzo, che conferma per intero la traccia da me segnalata anche di traffici che passano per l'esercito, che partono dall'Afghanistan e per il Kosovo, tutto questo non faccia tremare questo apparato deviato che ha coperto l'omicidio di una donna che era venuta certamente a sapere quello che accadeva nell'esercito? E quello che accadeva nell'esercito non è né solo il trattamento un pochino spinto delle donne militari, nella loro selezione a finalità anche che potete immaginare, né solo i traffici di droga, ma è un coagulo i cui elementi stanno lentamente emergendo. E com'è possibile che di questa cosa non si occupa Paolo Franceschetti? Com'è possibile, Paolo? Che di questa cosa non si occupa Paolo Franceschetti? Ma io mi occupo di tantissime cose, ma di durante questa. Ma di questa, perché non... Cioè, alcune cose in realtà che tu hai detto io me ne sono occupato già prima di te e tuttora ogni tanto convergono nel mio settore di interessi. Solange, con cui collaboro costantemente, tratta temi più specifici, si è avvicinata molto di più alle cose che hai detto tu, perché è più, diciamo, la parte di cui si occupa lei. Ma sono talmente tante queste cose, vedi, il problema, Paolo, è che tu pensi di aver scoperto una cosa importantissima, ma in effetti c'hai ragione. Il problema è che però queste cose che tu hai scoperto le hanno scoperte in tanti. Io non ho mai letto il Super Gladio. Non ho mai letto il Super Gladio né di Apparato Segreto. Non l'ho mai letto prima. Non ho scoperto in tanti. Questo perché non hai letto, per esempio, molti articoli del blog nostro e di Solange. Solange ha detto che dietro a tutte le stragi d'Italia c'era la nostra Gladio. Peraltro l'articolo che ci ha causato anche diversi problemi nell'immediato, cioè il giorno dopo la pubblicazione, quindi senza dare molto, e l'aveva già detto. Io ho fatto l'elenco dei soggetti che gestiscono a livello del porto delle nebbie, che io chiamo ormai porto dei veleni di Roma, e ho individuato i rapporti tra questi e una cordata politica. Ho individuato le alleanze trasversali, il ruolo dei templari, che compaiono certamente nel lavoro di Solange con nome e cognome in altre storie più antiche del 69-70 della storia d'Italia, e ho anche indicato la pericolosità di questo gruppo e i suoi collegamenti anche con l'Oriente. Tutta sta roba, con tanto di elenchi, ruoli e addirittura il luogo in cui probabilmente si riunivano, al Cielo a Roma, e ovviamente il resto degli elenchi, non indica occuparsi di un caso, indica il disegnare concretamente questo apparato sulla propria pelle, indica individuare le attività criminali e indica un'aspirazione golpista e paragolpista di questo apparato, che poi sarebbe una delle chiavi di lettura della storia di Melania, perché in realtà io non ho mai parlato di trattamento mentale o MK Ultra con Melania. Io ho sempre detto solo e chiaramente che Melania era venuta a conoscenza di attività deviate e pensava di poterlo riferire ingenuamente a chi non avrebbe mai dovuto dire nulla di tutto questo. Quindi, diciamo, quello che ho detto io non l'ho mai letto da nessuna parte, se non indicazioni generiche o fili antichi. E tra l'altro, questo, Paolo, questo te lo devo far notare, nel 2006 compare l'indagine di Fiori nel Fiango 2, e se io cito Dautilia, che sta coinvolto nell'indagine Fiori nel Fango 2, quello che viene immesso nell'indagine sull'operazione fatta per distruggere Marrazzo, che poi porterà anche all'omicidio delle transessuali, e se faccio notare che una voce di queste transessuali è dentro le registrazioni della Cecchignola, non riesco a capire come mai questo perché sia non oggetto di interesse, sia pure da Canale 5. Ecco, sempre da Canale 5. Paolo! Cioè, che ti dico, Paolo? Perché invece tu non ti sei mai occupato del pubblico ministero Vigna e del suo ruolo nel rapporto di Firenze? Ti ribarto la domanda. Dimmi. No, sì, me ne sono occupato, negando completamente che sia Vigna che Caselli abbiano alcun ruolo in queste vicende, affermando
che la strategia della detenzione nata dal 1992-93 in poi, accelerata, prevedeva l'accerchiamento delle procure di Roma, Milano e Firenze, che la vicenda, di Simonetta Cesaroni a Roma, la vicenda del mostro di Firenze a Firenze e ovviamente anche le bombe dei georgofili, è stato oggetto di una elaborazione da parte di un gruppo deviato e pericolosissimo di criminologi, che è un gruppo deviato per l'appunto che gestisce questo apparato, ha costruito una strategia veramente schizzoide ma molto geniale, quella di pressare la magistratura accerchiandola, mandandogli anche buste e frammenti di cadaveri e contemporaneamente depistando, in modo da tenerla sotto pressione e sostanzialmente disancorando l'attività giudiziaria alle certezze del passato. Questi poveri, dico poveri magistrati, si sono trovati in questa baraonda, hanno trovato attività disinformative, queste attività disinformative si sono incrementate intorno alla seconda metà del 2000 sulla rete, dal 2007 in poi, perché avevano il compito di creare il caos, la confusione e di perpetuare questo stato generico, mentre concretamente procedeva la scalata e l'occupazione dei gangli della magistratura. Quindi non solo mi sono occupato di Vigna, non solo mi occupo di Caselli, ma denuncio chi fa sillogismi astratti, non peraltro, perché io stando a Roma ho conosciuto questo apparato e so i rapporti che aveva con Caselli, quindi mi sono occupato e ho dato anche indicazioni precise. La strategia è stata quella del caos, della gestione simbologica, della confusione, della inversione degli elementi di prova. Mentre ci sono certezze che questo apparato ha forti radici a Roma, propaggini a Napoli e così via, si è parlato di Caselli che sta a Torino e di Vigna che sta a Firenze. Una cosa che è talmente tanto evidente, talmente tanto disinformativa e talmente tanto gestita da apparati fatti da criminologi, psichiatri e giuristi di supporto, che io trovo addirittura ridicolo continuare a dire che non me ne sono occupato. Certo che me ne sono occupato, per dimostrare che strategie e con che fini sono state realizzate in questo paese negli ultimi 20 anni. Quindi stai dicendo che cioè, le cose che ha detto anche Franceschetti, diciamo, legate a Vigna eccetera, alle sue eventuali responsabilità, anche questo ha contribuito quindi a fare il gioco di questo apparato? Non fare il gioco di questo apparato, ma faceva parte di una serie di elaborazioni che sono state molto utilizzate, ad esempio in rete. Ecco un'altra cosa che dico intorno alla mia denuncia, che è fornita di prove audio, e queste sì che non l'ho mai sentita da nessuna parte, del progetto MK Ultra, e ti faccio questo esempio: si è creato un florilegio di denunce su armi psicotroniche, sciocchezzole, con deposizione testimoniale in video di persone che palesemente dicono sciocchezze folli o artatamente costruiscono fatti completamente inverosimili. E questa tecnica, che è un'altra delle tecniche utilizzate per deviare e nascondere, è servita per l'appunto per circondare di fango, melma e ovviamente balle di fieno e balle l'oro che rappresentava la prova che un apparato deviato militare gestito e che faceva fuori a servizi deviati. Tutto questo apparato, dicevo, funziona anche così, con il depistaggio, con la disinformazione. Denuncio quindi una strategia molto articolata e complessa, quella del complottismo, etichettato per un verso, dall'altra costruita artificialmente con una miscela di notizie false e notizie vere, ma soprattutto con una tecnica nuova che è interessante. Se tu parli di cose genericamente vere o generalistiche, e ad esempio parli del Bilderberg o delle banche, hai detto tutto e non hai detto nulla. La nozione è talmente vaga che non è operativa, e quindi ci puoi costruire il concetto di sistema, che è il concetto di tutto funziona così, nulla può cambiare perché tutto il potere del mondo gestisce questa cosa. E sono concetti completamente falsi, artificiali, perché premesso che questi poteri esistono, sono concreti, in realtà hanno teorizzato, costruito per 30-40 anni la scalata a questi gangli della pseudodemocrazia italiana, fra ricatti, attività estorsive, attività occulte, settarie, uso di droga, pressioni, minacce, acquisto di soggetti con proprio corruzione di soggetti. E questa scalata l'hanno fatta in pochi, poche centinaia di pseudo intellettuali, un paio di questi certamente geniali, ne individuo la intelligenza e l'acume, e questo apparato è quello che in realtà si è mosso
con la debita lentezza, perché doveva dar conto del fatto che era comunque ristretto e che doveva mantenere gli equilibri e la condivisione con gli altri apparati di potere nel nostro paese. Dirò di più, ormai io dico a tutti quanti che è questo apparato quello che ha usato e strumentalizzato la mafia in un contesto condiviso, ed è sempre questo apparato che addirittura ha strumentalizzato il principio cosiddetto della fratellanza massonica. Perché l'appartenenza a massonerie e framassonerie, anche internazionali, di questi soggetti è stata usata per convincere che le scelte devono essere condivise, ma in realtà la massoneria stessa si è resa conto, uno per tutti, Gioele Magaldi, che giocando sulla fratellanza massonica e strumentalizzandola, avevano in buona sostanza ottenuto il risultato di perseguire la propria strategia, perseguire i propri obiettivi, coprendoli con una fratellanza che in realtà era già di per sé risibile. Voi sapete, io penso che la fratellanza massonica è un non senso, perché la fratellanza è universale o non è tra soggetti e associazioni, ma altresì, come dire, creando anche, come è chiaro e evidente in questo momento, e mi pare che tu hai fatto un'allusione nella presentazione di questa puntata, tutta una serie di scontri sotterranei ai quali non ho non poco contribuito anch'io, perché ormai il livello di denuncia di questa strategia è talmente tanto lucido che neanche c'è più la possibilità che qualcuno possa dire non è attendibile o è parola non verificabile, anche perché, ripeto, tutto quello che io dico è verificabile. Se io avessi tempo mi dedicherei al pseudocomplottismo sulle armi psicotroniche e quelle altre sciocchezze, questo tutto costruito, e probabilmente troveremmo anche chi ha pensato questi gruppi, che ho costruito queste persone. Pensa che io ho la registrazione di una telefonata di una donna appartenente a quel gruppo che scoppia a piangere e ammette che gli hanno detto di fare così. Sai che significa questo? Che ho messo in saccoccia il complottismo di apparato e segreto e deviato. Sto mettendo in saccoccia la strategia più geniale e più pericolosa che ho mai conosciuto in vita mia, e posso sbagliarmi, ma presso me ormai ci stanno decine di migliaia di persone che hanno capito. Paolo Franceschetti. No, ma tu pensi di poterti sbagliare? Io non mi porrei proprio il problema. Secondo me è impossibile che ti sbagli. No, io non solo mi sbaglio, ma sbaglio anche a comportarmi in modo educato e cortese con una persona dalla cui volgarità e il cui accento contadino nell'ironizzare non è garbato. E la cui statistica risponde al livello di questa mancanza di garbo. Scusa, ma sarei io che l'accento contadino? Sì, il taglio è quello di una volgare ironizzazione superficiale e l'utilizzazione di un protocollo pettegolo che rappresenta il massimo dell'immagine negativa che puoi dare a chi ti ascolta. Ecco, apposta. Ciao, allora, mettiamola così. Hai capito, sei l'unico che ha capito come funziona il sistema. Ma non è il sistema, io ho capito che la parola sistema la usi te, non io. Io parlo di un'associazione per delinquere di stampo mafioso con ruoli ben definiti. Sì, ok. Ma quindi hai capito tante cose che gli altri non hanno capito, ma diciamo. Non ho capito tante cose che gli altri non hanno capito. Stiamo lavorando insieme in gruppo, tesoro mio. Quindi è inutile che reciti anche questo. Io e te lavoriamo in gruppo. Scusa, Paolo. La gente sta lavorando in gruppo. Ed è inutile che reciti il protocollo della saccenza individuale, perché qui parliamo di un'analisi. Confrontati sui temi, fammi la cortesia, perché questo metodo pettegolo e massonico non lo accetto. Anche massonico, Paolo. Scusa, ma che devo dire? Non niente, va bene così, insomma, per carità. Non usare questo metodo, sii cortese e rispettoso. Io di te, sapendo troppe cose ormai di te, continuo a mantenere il rispetto. Mantieni questo rapporto, fammi la cortesia. E cerchiamo dire... Perché non sarebbe attendibile la circostanza che Francesco Bruno, uomo dei servizi, ha detto al depistaggio delle lettere di Moro, che lavora nell'istituto di risveglio della coscienza con tutte le sperimentazioni che ci sono, in stretto rapporto con Corona e gli altri templari, si è estranei a queste strategie. Ma stiamo scherzando? Ma chi ha detto il contrario? Cioè, ci hai mai sentito dire a me o a Fabio? Parliamo di soggetti, non di me, fammi la cortesia. Ripeto, sii garbato, parla della mia analisi,
del modo in cui ho ricostruito questa strategia, del fatto che ho capito come funziona il finto complottismo. Se poi ti dico un'altra cosa, la tematica del signoraggio, semplice, molto chiara, che è quella: la moneta non può essere gestita dal potere finanziario, ma deve essere gestita dalla gente come strumento di scambio della moneta. Sai perché viene usata da apparati e da servizi? Perché quando dici io voglio il sole, e il sole è la vera alternativa, e non fai altro, e non ti occupi di decongelare la democrazia, e non individui gli apparati che poi gestiscono il potere sotterraneo e quindi hanno in mano il potere reale, sostanzialmente smuovi acqua a vuoto. Tant'è che io ho lanciato un'indicazione generale politica, che è quella: bisogna ottenere che i pochi gangli dello Stato ancora aderenti alla legalità e alla Costituzione intervengano con gli strumenti del diritto per colpire questa cordata criminale. E ho dato i nomi di questa cordata, Paoletto, sulla mia pelle, quindi un po' di rispetto. Allora, Paolo, vuoi aggiungere altro? Franceschetti? No, per carità, è stato così esauriente lui. Ti volevo chiedere, Paolo Ferraro, invece, no? Questo tuo, quando tu vedi Melania Rea, quanto, da quel momento a quando poi lei viene trovata morta, quanto tempo passa? Credo che fosse il 27, premesso che io, come Paoletto, cerco di nascondere, sono una persona sana, equilibrata, e ho il beneficio del dubbio che lui non ha, perché lui ha solo la certezza sul dubbio, sulla mancanza del beneficio del dubbio degli altri. Io ho visto una donna del tutto identica a Melania Rea alle 7 di sera, accompagnata da un uomo che parrebbe corrispondere a un parente di Parolisi, e questa cosa mi è stata detta da uno dei due autori del libro sulle tracce dei traffici di stupefacenti, dall'Afghanistan, cioè quel libro rosso che adesso sta girando moltissimo. Due giornalisti molto bravi, uno dei quali ha detto: tu hai descritto questa persona. Ovviamente la descrizione sta addirittura in rete, perché l'ho descritta addirittura durante l'udienza dinanzi a un giudice a Roma, e registrata e messa in rete. E il 27 di marzo, dopodiché io stavo a Perugia a seguire le vicende della mia denuncia sull'apparato e su quello che avevo capito di quello che succedeva dentro la Cecchignola, dentro un quartiere militare, dopo che l'indagine Fiori nel fango 2 contro 100 bambini non era stata nascosta da magistrati dello stesso apparato, e il nascondere era stato gestito anche da Luigi Cancrini, il quale aveva costruito il caso di Rignano in realtà per coprire il caso Fiori nel fango 2, e anche questo è un nuovo capitolo che sto aprendo. L'ho vista sostanzialmente, la data esatta non lo so, il giorno in cui stavo lì ho visto sul giornale la faccia di questa donna, ma i capelli lisci, ho detto: porca miseria, è proprio quella. Poi ho detto: non è possibile che sia quella, anche se il sospetto ce l'avevo già vedendo quella fotografia, perché erano successe altre cose di cui ho dato prova pubblica con relazioni di servizio addirittura nei giorni immediatamente precedenti, quindi c'era tutta una situazione particolare nella procura di Roma. Ma poi l'ho rivista dopo due giorni quella foto, e con i capelli a bocconi ho detto: sì, o è una socia o una donna perfettamente come lei. Ma non è più importante la mia descrizione di Melania Rea, è importante la descrizione dell'uomo che accompagnava, perché sappiamo ormai chi è, salvo verifica ovviamente. Oddio, sappiamo, c'è chi mi ha detto che quella persona, io l'ho descritto esattamente, corrisponde all'uomo che con due donne militari con tuta militare facevano salire in macchina Melania Rea. Questa è una deposizione che io lessi, fatta da un soggetto subito scartato con la tecnica di Franceschetti, si tratta di un caso di mitomania. In realtà tutto questo è accaduto, la mia consapevolezza è che poteva essere la donna la stessa, pochi giorni dopo la morte, quando ho visto le due foto, prima quella con i capelli lisci e poi infine quella con i capelli a bocco. Quindi aprile, adesso la data esatta non lo so, credo sia intorno al 21-22, insomma, quando stavo a Perugia a verificare l'esito delle mie denunce su questa parata ricordata tagliata per i fatti della Cecchignola. E credo anche che, vabbè, c'è il testimone oculare che è l'avvocato che stava con me. Questa Super Gladio che tu hai, diciamo, individuato, di cui è tratteggiato, ecco, la natura, il disegno, eccetera, qual è il suo obiettivo oggi? Quanto è ancora potente? E se questo tuo lavoro, di cui tu hai parlato prima, questo lavoro di informazione comunque la sta scalfendo, secondo te?
Questa Super Gladio aveva il compito di monitorare e attenzionare delle sorti politiche del nostro paese, e ad esempio Giovanni Ferrara, da me denunciato, e Nello Rossi, Agnello Rossi, in realtà, li ho visti io stesso discutere sul caso Fini e aspettare abbastanza così interessati gli esiti della vicenda relativa al tentativo di far cadere il governo di Berlusconi. Sono soggetti che operano, hanno operato a vari livelli, ma soprattutto hanno operato incidendo su casi particolari, ad esempio il caso Marrazzo, per capirci, che adesso è stato nuovamente depistato con una intervista televisiva vergognosa e ridicola, è un caso tipico. C'era un presidente della giunta regionale, questo presidente della giunta regionale ha consolidato i bilanci delle ASL, l'ha immessi nel bilancio regionale, è uscito un botto di deficit, e dietro a questo deficit c'era fra l'altro il caso di Lady ASL, non so se ve lo ricordate. C'è una serie di giri incredibili con milioni di euro rubati ai cittadini e convogliati per finalità che non sappiamo, così come non sappiamo che finalità abbiano avuto i soldi fatti sparire dal fondo dei monti di Sion all'interno del Grande Oriente Mediterraneo, e sappiamo che Magaldi ha scritto una lettera pubblica al PM, lo chiamo ancora così, ma per me è un delinquente, Stefano Bettini, perché è uno che ha fatto reati anche a me direttamente minacciando più volte. E sappiamo quindi che in questa vicenda, nel caso Marrazzo, la questione dei transessuali non è il caso di uno che va per gusti particolari con qualcuno e viene messo in mezzo da dei ricattatori. Erano quattro carabinieri, dei rossi. Questi transessuali stavano a Via Gradoli, il luogo dei servizi segreti a Roma, che è centrale persino del rapimento Moro. E quindi queste attività sono attività difficilmente prevedibili e razionalizzabili. Certamente una parte ha curato la scalata nella magistratura, e anche lì sono stati utilizzati strumenti quale incastramento attraverso attività anche di psichiatri deviati, ci sono due o tre casi. Ci sono stati un paio di morti eccellenti, una del magistrato Alberto Capenna, sarebbe morto di infarto il giorno in cui avrei fatto uscire fuori una relazione di servizio che dimostrava che questo apparato mi accerchiava utilizzando certi personaggi e certe donne. Insomma, è difficile rispondere a cosa e quante cose abbiano fatto. Alcune le conosco per dirette, altre le conosco per indirette e per analisi, altre infine le ipotizzo. In questo momento penso che la botta che hanno ricevuto dal punto di vista della segretezza è talmente tanto grave che, caro Paolo Franceschetti, una persona a te molto vicina mi ha fatto sapere che loro sono molto indignati di come ci si è mossi male per distruggermi, e che io ho recato un grosso danno o un grande beneficio alla democrazia, perché ormai una parte di queste cose sono emerse. Mi chiedi la valutazione finale? La mia valutazione finale è perplessa. Sto aspettando che la Procura di Firenze e la Procura di Caltanissetta, che stanno appresso a faccia di mostro al ruolo dei servizi deviati nella storia della nostra Repubblica, emergano e tirino fuori finalmente il risultato di queste indagini, perché purtroppo, caro Paolo, la verità è che questo magistrato che è di fronte, ormai dispensato e occupato, è uno che è stato nel cuore degli apparati, facendo il suo lavoro onestamente a livelli di alta professionalità, e ne ha viste talmente tante su piani politici che è in grado di dirti persino che Falcone è stato condannato a morte da un apparato che esisteva dentro la magistratura. Quindi in casa sua, praticamente. Sì, 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 no. Questo apparato si riuniva, questo apparato teneva sotto pressione violenta Falcone. Falcone non è vero affatto, come ha detto quell'altro disinformatore di Ferdinando Imposimato, che era mal visto perché voleva la separazione delle carriere nella magistratura tra giudici e pubblici ministeri. Questa è una sciocchezza, è la volgata, è la versione ufficiale. In realtà Falcone uscì fuori da magistratura democratica sbattendo la porta, fondò una nuova gente dei Verdi. Io avrei anche chi testimonia sulla vera analisi di Falcone, di quello che era successo in questa corrente deviata ormai da questo apparato, che era magistratura democratica, che non è tutta massoneria democratica, ma questa cordata di apparato esiste ed è fatta di nomi e cognomi. E Falcone era quello che, attraverso le indagini in Svizzera, le dichiarazioni di Bruschetta non verbalizzate, il quadro di fatto da calcare da altri, più
le indicazioni che arrivavano da altre parti, aveva ricostruito niente proprio di meno che l'esistenza di questa piattaforma sotterranea e probabilmente un ruolo che vedeva l'Italia succube. Ecco perché Falcone volle la Direzione Nazionale Antimafia ed ecco perché fu condannato a morte. Utilizzando la mafia, ma utilizzando il Sentex e gli esplosivi ovviamente di matrice militare di alto livello e con il contributo tecnico di questo benedetto faccia di mostro che io spero esca fuori prima o poi, perché a questo punto il rapporto tra faccia di mostro, Melania Rea, Falcone, Borsellino, i ros deviati, gli psichiatri criminologi che hanno gestito trame nel loro ruolo di appartenenti a servizi ma in funzione di copertura e depistaggio, e tutto quello che è successo pseudoculturalmente in questo tragico mondugolo del falso complottismo emergerà tutto insieme da un momento all'altro, a meno che io sia sconfitto, con me tutti quelli che la pensano e hanno detto cose importanti certamente più di me, ma io mi auguro che tu, Paolo, ti renda conto che nel rapporto con una persona che è un normale intellettuale che fa il suo lavoro onesto e con la purezza di spirito che tu non puoi non capire, è talmente tanto sbagliato e pettegolo che questa cosa qui umilia, ripeto, te, non me. E c'è Fulvio nel nostro gruppo Facebook che sta commentando: ma perché litigate, Ferrario e Franceschetti, unite le forze, siate più umili entrambi. Ma non capisco perché io non sono umile. Io non mi sono permesso di dire non capisco relativamente al suo atteggiamento arrogante prima che lui avesse superato ogni possibile limite di tolleranza. L'educazione vuole che ci si confronti sui contenuti. Lui non lo fa, dice non ho nulla da dire e poi insulta. L'ultima trasmissione si è chiusa con una definizione mia di pallone gonfiato. Chi è che insulta? Chi è che è arrogante? Subito. Stiamo ribaltando e invertendo la realtà. Io dico sempre che questa cultura paramassonica era in realtà la cultura del pettegolezzo, del falso. Non mi riguarda. Senti Paolo, se noi ora volessimo, tu hai fatto tante registrazioni alla Cecchignola in cui hai provato questo trattamento subito da quella donna e non solo da lei, ti volevo chiedere se... Qual è la registrazione secondo te tra quelle che hai, no? Che è quella più, diciamo, quella forte? Quasi tutti i video, che è la sequenza del AB Delta Dai, quello lì? Prego? Quello AB Delta Dai? Quella più l'uscita gruppo con i comandi in cui si sente un uomo dei servizi, probabilmente servizi militari o dell'esercito, e ovviamente l'ordine di Cavalieri di Malta, il quale comanda: ecco, torniamo indietro, capito? Gli ordini di dismissione del ricordo, dobbiamo apparire, dobbiamo riapparire, e la voce trasognata di questa donna. Ma chiaramente alcune di queste stanno in una lettera ciancio, che è una lettera di Marra, che io ho implementato con la contestualizzazione di questi dati audio. Ma lì la verità è che non sono le frasi emblematiche, pure tranquillamente ormai chiare. Nella circostanza che addirittura vi è un uomo, quasi uno psichiatra, che dice letteralmente: tu sei una monarch, al quale lei risponde il giorno dopo che è rientrato in casa, dopo un minuto circa, no, compare, sì. Quindi sostanzialmente abbiamo una donna automa e le prove audio stanno tutte quante già in rete. Se volete dedicheremo a questo questo ascolto, leggermente difficoltoso perché sono disturbati gli audio, ma ormai appoggiati con didascalia, poi d'altronde la cara Solange, Paolo, ha avuto l'umiltà e l'intelligenza di mettersi le cuffie, quelle buone, di ascoltare tutto e di confermare tutto. Tu fino adesso hai fatto solo ironia da tavernacolo. Sì, magari una sera, Paolo, facciamo una raccolta di queste, di quelle, diciamo, più significative, e poi con la didascalia, diciamo, le lettere a ciancio con una spiegazione pure. Sì, la lettera a ciancio, Fabio, io le ho ascoltate e per me cioè quelle registrazioni non si evince quasi un cazzo sostanzialmente, quindi poi per lui sono registrazioni importantissime. Facciamolo, lo facciamo io e te, ci mettiamo lì e se troviamo qualche cosa lo possiamo pure mandare in trasmissione. Ci stanno sostanzialmente trascrizioni integrali con 44 file audio letti più video audio con didascalie più contestualizzazione e spiegazione. Sarebbe il caso che cominciassi a leggere ed ascoltare. Allora, giusto, io ho trovato questa: tu sei una monarch, no compare, sì, giusto per dare un assaggio, sentiamo un secondo. No, ascolta, no, per
per poter sentire questi tipi sì, di audio sì, occorre avere il file MP3 e trasmetterlo con qualità. Invece okay, tu fai sentire un altro file sì, tipo quello AB Delta DAI sì, che il livello Beta Delta è un livello Monarch. Aspetta che lo troviamo, ma la gente l'ha già sentito, sai sì, quanti ascolti ci sono stati? Tantissimi, tantissimi. Dai. No, decine di migliaia. Perché in realtà io ho usato varie tecniche e il conteggio delle varie tecniche è disponibile per una tipologia su SoundCloud, ma non sull'altra. E ho avuto centinaia di commenti di gente. Leggere le diascalie se è assurda, o ascolta se non vuol far finta di non capire. Allora, poi dedicheremo meglio una sera a questo fatto. Allora, io ringrazio Paolo Ferrago che è stato collegato con noi. Paolo Franceschetti, lo vuoi salutare? Sì, sì, certamente. Sì. Ciao Paolo. E con garbo e con educazione. Caro Paolo, imparati a confrontarti sui contenuti e a non svisare insultando le persone. A te ti ringrazio personalmente perché hai dimostrato in questo momento di essere un vero conduttore di radio, equilibrato e veramente all'altezza del tuo compito. Grazie, grazie e ci sentiamo presto. Grazie a te. Mezzanotte 5 qua Web Radio Network. Allora, bene, Paolo, ci sei? Ci sono, mi senti? Ti sento caldo perché so che sei, mi sa che sai che ci sono interventi di persone che vogliono intervenire. Allora, direi che possiamo andare col primo, almeno che si è fatto avanti qua con me, che è Marco, che adesso ci colleghiamo con Marco, vediamo un po' che cosa ci vuole dire. Eccolo qua, Marco, buonanotte. Marco? Non sentiamo niente però. Ecco, vediamo adesso. Marco? Ecco, ora ti sentiamo. Prova. Aspetta, alzo. Mi senti sempre meglio? Sì, meglio. Vai pure. Perfetto. Vai pure, dici pure. Perfetto, aspetta. Sta parlando anche Paolo? Sì, è Paolo in linea con noi. Allora, aspetta. No, perché... sento in ritardo la radio. Magari Skype, però se ne spengo Skype, se ne spengo la radio, poi non sento Paolo. No, tu lo senti lo stesso, ma la radio la puoi spegnere. Okay. Spengo. Niente, allora intanto ciao. Ciao Marco. Ciao Paolo. No, volevo fare un intervento sulla questione di Ferrago, una cosa che avevo scritto anche a Paolo, che secondo me pure lui è d'accordo. Prendendo come setto Ferraro, insomma, come persona, insomma, una persona, questa è una mia opinione, una persona molto narcisistica, secondo me, sempre come mia opinione, ma abbastanza, diciamo, pure un po' disturbata come persona. Anche le trascrizioni delle intercettazioni che hanno fatto, a me sembra tanto il fatto, visto che i rapporti che ha avuto con la moglie e tutto quanto, a me sembra, da utente che sente per la prima volta le trascrizioni, una donna che sta con un uomo e fanno delle robe, poi si sentono le trascrizioni e può traspare questo, questa persona che già non stava bene sbrocca e qui ci vede, secondo me, seppe sataniste e cose del genere, cose brutte, frutto di una persona, sempre secondo il mio parere, che non sta benissimo. Voi che ne pensate di questa teoria? Allora, inizialmente anch'io avevo, come dire, tra le alternative, diciamo, ipotesi alternative, ho pensato anche cioè le persone che entravano poteva anche essere l'amante, diciamo, questo l'hanno pensato anche altri. Volevo sentire Paolo. Paolo, che pensi? Allora, guarda, ma tu sei Jesus Franco? Yes. Ah, sempre una persona normale a sentirsi così. Una persona così, normalissima. Sì, come no, col profilo che c'hai. Sono una persona che è molto realista, che pensa le cose, che se vede se sente soprattutto delle registrazioni abbastanza
strane, dove si sente una donna molto tranquilla, a me non mi sembra sotto ipnosi, francamente, una persona che sta in casa, che parlò, si sente un altro uomo che non è lui, evidentemente lui si è sentito un po' preso in causa, e tutto qui a me mi sembra abbastanza palese. Poi che l'abbiano sospeso come magistrato, però uno che, come dicevo, è riscritto molto educatamente a Paolo, uno che ti porta delle prove del genere, delle, soprattutto intercettazioni, volevo chiedere a Paolo, ma queste intercettazioni soprattutto sono private o sono fatte da magistrato? Cioè, nel senso, ma chi allora, sono registrazioni, però registrazioni, non intercettazioni. Sì, registrazioni. Le registrazioni erano private, ma questo Paolo l'ha già detto. Ok, scusa, no, perché non ho seguito più di tanto, no, però me l'avevo avuto il dubbio seguendo un po' la faccenda. Ok, sono private, però io quello che sento è questo. Allora, guarda, è questo. Le registrazioni di per sé non valgono nulla, come non vale nulla una qualsiasi prova isolata e presa di per sé. Se tu trovi la pistola fumante di un delitto, anche se la trovi, la prova è la prova che quella pistola ha sparato. Dopodiché ci vuole una serie di altri elementi per produrre la pistola. Sempre... Paolo, però non c'è sempre la pistola fumante, non c'è sempre uno che ti riprende mentre uccidi una persona, ma delle testimonianze. Io non nego che lui abbia detto che sì, l'ha registrato, però ci sono anche quelli che gli ha detto un altro magistrato molto importante e tutto quanto, però vengono sempre da una fonte, secondo me, un po' adulterata, perché da quello che ho sentito dalle conferenze, perché io quando parla Ferraro non lo capisco, lo posso dire tranquillamente, non perché io sia particolarmente stupido, almeno penso, ma anche perché uno non si esprime bene e due sono concetti un po' astrusi quelli che tira fuori, sempre secondo la mia ottica. La mia realtà non è quella universale, la mia, però francamente sembra... Partiamo sempre dalla fonte. La fonte, secondo me, è attendibile. A me ha solamente dargli peso. Comunque, nelle conferenze io non lo capisco. Voi sì, vi sembra tutto chiaro quello che dice? Un divulgatore, a parte come si esprime. Allora, se proprio andiamo a guardare, visto che parliamo quindi del linguaggio di Ferraro, inizialmente era molto meno comprensibile. Ultimamente c'è sempre un linguaggio tipico dei giuristi, comincia ad essere molto più comprensibile. Sì, adesso è un po' più smart. Sì, quindi, ma ti assicuro che nel mondo del diritto quello è il linguaggio normale. Spesso... Io parlo di contenuti, non parlo di forma. Anche altri magistrati parlano così, anche tanti avvocati, anche altre persone parlano formale, e ok, quello non è il problema, ma sono i contenuti di quello che dice, che sono astrusi, che non collimano tra di loro. E francamente sono imbarazzanti, ripeto, uno che va al CSM e ti propone queste cose un po'... No, aspetta Marco, sarà quella cosa rossa, non l'hanno proposto al CSM, infatti è lì l'anomalia. Lui fa una denuncia al collega della stanza accanto, diciamo così, e come dovrebbe essere d'obbligo, non è la prova provata che lui ha ragione sulla sua teoria, ma quella è una prova, cioè un elemento da cui si dovrebbe partire per fare ulteriori indagini. Le indagini non sono mai state fatte e 24 ore hanno sospeso Paolo Ferrara al servizio. Ma questa notizia chi te l'ha data? Guarda, chi me l'ha data? Cioè, la notizia in realtà è uscita anche su alcuni giornali, alcuni aspetti della vicenda Paolo non è uscita sui giornali, l'avrà detta il signor Ferraro io ho letto i suoi documenti che mi ha mandato anche in alcuni documenti casi sono i documenti o i giornali? Tutte e due. C'è un articolo con scritto Ferraro è stato sospeso perché ho analizzato alcuni dei documenti di Paolo, perché mi ha mandato dei documenti, li abbiamo analizzati insieme all'inizio del nostro rapporto, eravamo in buoni rapporti. Ora noi li analizziamo neanche come era proceduta la cosa, che in 24 ore lui gli ha portato questi dati. Assolutamente, certo. Sì, non è che c'è scritto ha portato questi dati quindi noi lo sospendiamo, ma lui fa la denuncia in data X
e nell'arco di 24 ore c'è la sospensione del CSM. Sì, quello sì, quello è un dato di fatto. Come ti ho scritto, ma se gli è andato a parte le prove tutto quanto, ma se umanamente uno ti ripeto, secondo me già ha avuto prima, insomma, come personaggio è abbastanza particolare, non mi meraviglio, insomma, se gli ho dato già di scandescenza o cose del genere, però se ti viene in ufficio una persona del genere che ti dice che in caserma ci sono dei bambini zingari che vengono inchiappettati da altri perché ci sono le sette sadaniste cannibali, non ci vogliono anche 15 minuti per capire, insomma, la situazione. E questo è il punto, ripeto, secondo il mio punto di vista, da quello che ho sentito, non avendo letto documenti che documentano questo procedimento, però ripeto, secondo me non è una persona attendibile, come non sono attendibili secondo me altri personaggi che stanno spuntando come Zagani, di cui che stavo scrivendo, insomma. Ho visto l'ultimo video, c'è abbastanza ridere, insomma, uno che va in giro con la gettata comprata a Porta Cortese del KGB con i microfilm, insomma, nel 2013 con i microfilm. Un po' ridere, cioè. Non lo so, vabbè, non mischiamo troppe cose adesso. La radice è quella, è l'attendibilità delle fonti, quello che mi può ridere. Ma tu l'attendibilità, ma guarda, però col tuo metodo adesso, perché stiamo parlando a un pubblico, no? Tu dici, sì, tu hai visto questi documenti, siamo sicuri che Paolo Ferrari è stato escluso. Con questo sistema potresti dire, scusa, ma tu Paolo Franceschetti, ma sei davvero avvocato? Ma davvero hai scritto dei libri? Sì, di no, ma no, a parte per la battuta, ma che sono, ma io per dire, per tutto. Sì, bisogna mettersi sempre sti dubbi, io ce l'ho assolutamente, io su qualsiasi. Ma davvero sei illegale bestie di Satana? Ma me l'hanno dato il mandato, tu l'hai visto il mandato con cui le bestie di Satana? Sono domande stralegittime, è ottimo che si facciano. Sì, però ecco, c'è un limite alle domande, anche perché soprattutto certo, non si possono dare tutte le risposte in un programma. Poi, allora, a quel punto, se uno c'ha un dubbio così grosso, vi interrompo un attimo, scusate, perché chiaramente questo intervento, indovinate che cosa ha propiziato? C'è Paolo Ferrago, un attimo. Paolo. Sì, sì, sì. Paolo, mi senti? Eccomi. Sì, sì. Allora, puoi rispondere chiaramente a questo ascoltatore. Innanzitutto lo comunico che ho deciso di querelarlo. E querelarlo perché ha detto cose folli, deliranti. Deliranti e prive di ogni rapporto con la realtà. Per Ferraro, io questo in alternativa a una terapia è un buon insegnamento. Adesso tu saprai come stanno le cose. Primo, io parlo in modo chiaro. Secondo, per me no, secondo il mio in questo momento mi sento a tutto il paese che Jesus Franco è stato già da me osservato in rete, e invito tutti quelli che mi ascoltano ad andare a vedere sia il suo sito in rete sia il suo sito su YouTube. Non cito, non ti permettere più di inventare follie, delle mie ipotesi. Non hai detto nulla di quello che tu hai riferito, tu non sai nulla della mia storia professionale. Tu non sai che livello di problemi ho creato semplicemente portando alla luce fatti. Questi fatti, caro mio, sono i seguenti. Sono stati descritti in centinaia di articoli in blog. Su questo posso avere un'opinione. Sui suoi articoli non posso avere un'opinione. Non mi può interrompere. Non mi può interrompere. Avendo detto che da te completamente inventate, siamo sempre in campo di giudizio. Che servono a farti capire chi tu sia. In rete ci stanno 2 milioni di notizie, le quali sono fatte migliaia di persone. E io su questo non si capisce niente, però. Marco, un attimo, facciamo finire Paolo e poi eventualmente replica. Quindi sono già prove che abbiamo di fronte. Primo, in rete ci stanno centinaia di giornalisti, blog, giornalisti che hanno studiato, caro mio, 5 giga di roba. Paolo Franceschetti, col quale ironizziamo e spesso ci sfottiamo, anche perché io sono molto più duro sulla la parte esoterica di quello che della sua riflessione, anche lui umilmente si è letto atti, documenti. Ti comunico che ci stanno 6 giga di dati su 6 banche dati, che ci sta un lavoro di decine di avvocati, che quello che io ho denunciato è stato in realtà accertato dalla Procura di Roma
nel 2001 e nel 2006 con indagini Fiori nel fango 1 e Fiori nel fango 2. In rete ci stanno le notizie su 200 bambini rom violentati da 3 ufficiali dell'aviazione, da 2 militari dell'esercito. Quindi sciacquati la bocca quando osi in modo disinformato, non tanto me che sono intoccabile da una persona come te, ma la gente che ti ascolta. Come intoccabile, scusi? Perché quello che dice è talmente basso di livello. È talmente una mia opinione su quello che ho visto. È un'operazione talmente tanto evidente. Io ti ringrazio per quello che hai fatto. Sai che vuol dire? Che quello che io già, quando mi hanno convocato al Ministero di Giustizia 2 giorni fa, su quello che sta succedendo in questa mese, si è confermato. State perdendo la testa. Io non posso avere un'opinione su quello che lei riporta sui blog. L'opinione non è un giudizio gratuito, l'opinione è un'analisi. Se parla male, per cui lei parla fatti. E allora, siccome non hai dati, non parli di fatti, ignori la realtà, ignori l'informazione, ignori la storia di questo paese, non verifichi quello che è successo, non hai visto gli atti, ci stanno centinaia di atti del CSM, dei tribunali amministrativi, decine di sono schierati, centinaia di avvocati in questo momento schierati. Tu parli del nulla, tu dai giudizi gratuiti, ma questo ti è permesso. Ma io ho deciso di querelarti per la parte di quei giudizi che attengono alla mia opinione. Mi querela su un'opinione? Solo non ti potevi permettere di infinocchiare la gente nascondendo realtà addirittura pubbliche. Scusi, tu hai nascosto fatti gravissimi, noti a livello europeo, che non riguarda la vicenda da me denunciata. Però la vicenda da me denunciata è quella denunciata da un magistrato che è stato 30 anni nella procura di Roma, che con Falconi ci parlava di quello che era magistratura democratica, che sa perfettamente che cosa succede in altre zone di Roma. Quindi tesoro mio, stai in silenzio pochi secondi se vuoi evitare un'ulteriore brutta figura, anche perché a questo punto io chiamo Paolo Franceschetti, a cui comunque sia di cui ho stima, a farti dire come stanno le cose. Fra Paolo è un po' vago, in effetti non ha spiegato che c'è stato un braccio di ferro durato 6 mesi con la procura di Roma, non ha spiegato che ha avuto un attentato, varie minacce di vario tipo, tutte pubblicizzate, rese pubbliche con prove fotografiche fatte da avvocati, attività di questo, non ha spiegato altro, ma perché poi è talmente rimasto sbalordito per lui quello che hai detto, che non poteva farlo. Quindi, tralasciando questi aspetti che sono introduttivi, il nodo è uno solo: non potete più risalire la china di un sistema di informazioni e di dati che ormai viene sentito da tutta Europa, e per tutta Europa, caro mio, intendo stati, servizi, giornali, tutto il resto. Quindi ascolta, a me vai a studiare a casa, ma non è importante che tu studi. Io sono un superficiale, signor Ferraro, e da superficiale ho un'opinione su quello che lei pubblica. Infatti, che comporgono 2000 bambini all'anno spariti in questo paese. Quando si parla di fatti che coinvolgono una scalata che anche la magistratura, di 20 magistrati dimessi per disperazione denunciando un apparato deviato che sta occupando la magistratura, tu non ti puoi permettere neanche di alludere a cose che non conosci dando giudizi goduti. Quelle non sono opinioni, quella è un'attività. Sono opinioni, purtroppo lo so che è brutto, ma sono opinioni, lo so. La parola opinioni è un'attività diffamatoria, gratuita. No, non diciamo che io penso. Conoscenza. Quindi se tu chiami questa cosa, io la chiamo il reato previsto e punito dall'articolo 595. Lei non sa parlare? Per me lei non sa parlare. E allora che sta... la reputazione di un soggetto diffamava pubblicamente. Io non è che perché non so. Lei non... Per me lei non sa parlare, questa è la diffamazione. Per me lei non sa parlare. Vabbè, questo è uno sketch. Questo è uno sketch da quello che sei. Senza offesa, tu sei quello che sei. Ti ripeto. Io non offendo, se lei, è lei che si offende. Tu sei solo quello che sei. Non è un'offesa. Ognuno è quello che è, ma ti rendi. Io quello che sono. E tu hai chiamato opinioni, giudizi, diffamatori e volgari. Quindi, sono miei giudizi, esattamente. Sono miei giudizi. Si fondano su dati, conoscenze, documenti, analisi, risposte. Hai spiegato che ci sono i bambini violentati nel mondo dei militari? Bene, il paese è indignato. Lo sai che ci sono migliaia di notizie stampa su questo? No, tu devi nascondere. Vergognati.
sono ignorante. Va bene, dai. Ignorante. Allora, direi che possiamo archiviare questa pagina. Avete detto tutte e due quello che pensate. Sì, Marco, rispondi. Rispondi, vai. Che appunto sono mie opinioni, come una opinione che per me lei non sa parlare, e due, ho sentito delle opinioni, cioè delle cose in rete, e su quelle sono fatte da superficiale ignorante delle opinioni. Problemi? Senti adesso un bel colpo di pistola in diretta audio, va? Vedi se a che serve. Allora, infatti adesso una casa dove ci sta un bambino rom, due uomini, una donna di nome Katia, un uomo di nome Tito, gente dei servizi. Poi falla finita, vergognati. Bene, allora Marco, abbiamo capito Paolo, io ti ringrazio Marco di quello che, cioè non di quello che hai detto, diciamo della tua telefonata, e Paolo ride. Vabbè, noi siamo aperti a tutto, siamo aperti a tutte le opinioni, siamo aperti a tutte le opinioni. Grazie Marco, buonanotte Marco. Buonanotte. A me mi fa ridere poi allora. Ti ringraziamo. Un casino hai fatto. No. Allora. Io lo conosco, ragazzi. Senti come ride. Comunque, è stato a me. Allora, diciamo. Mesi fa. E c'ha una. Il soggetto che mi ha messo in contatto con Mario Spezzi una volta ha scritto a tutte e due. E io dico che Mario Spezzi è il mostro di Firenze, e su Facebook ci ha messi in contatto amichevolmente dicendo. Su dai, fate la pace, Paolo, non dire più che Mario è un mostro, e Mario non mi ricordo che... Ah, Mario, smettila di uccidere la gente. Ora, uno scherzo veramente di cattivissimo gusto, quindi è ovvio che dove arriva lui un po' di casino lo fa. Infatti all'inizio quando l'ha invitato ho detto ma tutto sommato sembra una persona normale, ma la reazione che ha scatenato non è normale, in effetti, che ha fatto incazzare Paolo, giustamente. No, ma io è il tipo che dove interviene, insomma. Paolone, una cosa è quando gli diciamo io e te che ci vogliamo bene, una cosa è quando sento un'operazione che è talmente ridicola, talmente, cioè è come quando la gente si incontra per strada, no? Oh, stronzo, dove passo io? Ma guarda, io so pedi, non fa niente, tu potevi avere la macchina, insomma, è una cosa priva di senso, no? Allora Paolo, visto che sei qui, approfittiamo allora per fare questo ascolto di questo brano, sempre da questi audio della Cecchignola, che oggi mi hai riproposto con una spiegazione. A questo punto io la faccio fare a te, però prima lo sentiamo e poi tu mi dici. Io volevo fare una cosa carina, volevo darti, sì, i nomi delle persone che si sentono. Sì. E ovviamente, se era possibile, sentire anche quel gruppo che esce rapidamente dalla casa dandosi alla fuga mentre, sì, sto rientrando. Sì, sì, che è quel velocissimo. Si sentono due delle tre voci fondamentali. Uno di quelli, per l'appunto, è l'uomo che io ho descritto come un uomo probabilmente appartenente al servizio militare di un certo livello, che io posso anche descrivere a questo punto analiticamente. Ma la questione è un'altra. Probabilmente questi audio vanno fatti sentire attraverso una contestualizzazione. Adesso ho messo in giro un video audio, grazie a te, in cui l'aspetto di analisi contestualizzazione, l'analisi oggettiva di tutti gli elementi viene premessa. Quindi invito chi ci ascolta ad andare a vedere quel video audio, perché quello lì sostanzialmente facilita la interpretazione di quello che è già evidente, secondo me. Poi prosegui. Allora, questo brano che adesso ascoltiamo, e l'abbiamo già sentito nella serie, è il famoso Stracci da passare, però attenzione perché secondo te Paolo qui c'è un colpo di pistola che si sente un boato effettivamente, e secondo te... Da un click, che è il cane della pistola, sì? Da un riarmamento successivo all'arma, ma il punto non è quello, è che tu in tutto questo contesto sono presenti 3-4 persone di un certo tipo. Va bene, sentiamo.
Allora, Paolo, a te la spiegazione. Allora, innanzitutto nel video audio di cui parliamo ci sta la didascalia che mette in evidenza i momenti. Lì c'è un click che io non riuscivo a spiegarmi, che in realtà poi, proprio nel fare quel video, ho meglio classificato, mettendo poi l'evidenza il click, ed è, può essere il click di un armamento, di una pistola, sostanzialmente a cane che si alza. Poi si è sentito un botto molto violento, che corrisponderebbe a un colpo di pistola a questo punto, e che del fatto che ci fossero pistole in giro in quel palazzo, io addirittura lo sapevo da una battuta che un po' raccacciante che ricevetti proprio in quei giorni da quella povera ragazza. E poi ci sta anche un clac-clac tipico di un ricaricamento dell'arma. Il contesto è il seguente: la donna che entra e si affaccia sulla porta di questo salone si chiama Katia e chiede con molta violenza, con un tono raccapricciante, la necessità di avere a disposizione degli stracci. Vi è un colpo di pistola. In realtà, prima, in una frase sussurrata che io non ho messo ancora in rete, ma la metterò con calma, si alluda anche a un animale portato. Tutto questo avviene in un contesto in cui si sentono due sospiri tremanti. Sono tutte e due, sia il primo che il secondo, subito per il botto della povera ragazza, la Sabrina. Lei è seduta davanti al computer. Il colpo è in vicinanza del computer nel salone, e poi dopo ci stanno tutta un'altra serie. Si sente anche una persona con un voce cupa e roca che dice buonasera, in un modo particolare, accompagnando dopo 7 secondi l'evento del colpo, del botto molto violento. La mia domanda è una, ed è un puro interrogativo, la rivolgo a Paoletto, perché Paoletto queste cose me le può rispondere, mi può fornire una risposta. Che valenza ha un'uccisione violenta di un animale in un contesto del genere? E visto che vi sono degli elementi che potrebbero indicare anche un aspetto rituale esoterico e una sorta di attività successiva particolare, che effetti sono collegati alla morte di un animale in questi contesti? La morte di un animale, come anche quella di una stessa cosa, serve per catturare l'energia dell'animale o della persona nel momento in cui muore e appropriarsene in qualche modo. Perché dal punto di vista esoterico, quando la persona muore si libera l'energia della persona, e questa energia fluisce libera in qualche modo, e queste persone ritengono di poterla catturare e dirigere. Questa cosa avviene in un contesto in cui è tutto miscelato: attività parafilie sessuali, presenza di un bambino rom, che il bambino dice ocule. Tra l'altro, volevo dire a Fabio, ocule detto da un bambino non è un'espressione napoletana, è proprio un dialetto zingaresco. Sì. E quindi c'è certa identificazione della provenienza rom del bambino. Poi insomma c'era stata un'indagine con 200 bambini rom, e insomma Paoletto forse non ha seguito questo aspetto. In realtà io ho contestualizzato quello che hanno detto: si sente solo una donna a casa intenta ai lavori casalinghi, con la prova giornalistica, e che un pezzo della prova, quello degli amici miei, quelli della cordata deviata, che da sempre erano da 20 anni i miei amici, conosceva tutto di questa enorme indagine di Fiori nel Fango 2. Ora, la cronologia, i personaggi, la circostanza che la Procura di Roma sapeva tutto, sono ormai un fatto, questo è un fatto certamente obiettivo. In questo contesto, non so se la pensi come me, Paolo, confrontando quello che hanno detto di Paolo Ferraro, cioè che non era possibile quello che diceva, perché semplicemente era vero l'opposto, cioè non si sentono 3-4 uomini, 3-4 donne, bambini rom, attività sessuali, cadenze ritmiche. Poi tra l'altro, pure su questa cosa delle cadenze medievaleggianti, avevo bisogno di un parere tecnico tuo. Ma insomma, la sostanza è che tutto questo quadro rende questa prova audio quasi secondaria dal punto di vista mio, e volevo ovviamente chiederti un'opinione, anche perché tu sai bene che tra le cose che emergono è che io ho fatto un'indagine, quella passata alla storia come Oi for Drag, che sostanzialmente ha visto 137 indagati, fatta in 6 mesi con centinaia di intercettazioni, e dal punto di vista del volume è un'indagine, diciamo, di ce ne sono state poche in Italia, diciamo, se la confrontiamo col max processo fa parte della fascia dei processi che attengono l'alto livello delle indagini su grossi gruppi, su grosse attività, e quindi sostanzialmente vi sono tutta una serie di elementi che confermano
che il, vi era l'intendimento di incastrare Paolo Ferraro, che la cosa fu in qualche modo saputa, compartecipata, non nascosta da vari magistrati. E tu devi capire, Paolo, che io fino ad oggi non ho potuto accentuare l'aspetto soggettivo e personale, perché parlare del gomblotto, del complotto, o parlare in chiave soggettiva in queste condizioni in cui l'accerchiamento parte sul piano, sui piani che tu hai visto operare nei confronti miei nel 2009-2010, e in, come dire, incaprettarsi a una situazione non, non gestibile. Viceversa, fare un'analisi generale, ricondurre le fila di questo ragionamento, vedere i rapporti fra questi soggetti e il mondo militare, ricevere decine di testimonianze e registrarle, mi è servito per farmi un quadro su come operavano questi gruppi e che cosa usavano per accerchiare i magistrati. Poi Paolo, c'è una domanda flash e poi dobbiamo c'è almeno un altro ascoltatore che vuole intervenire, penso su altro. Ti chiede un ascoltatore, dice, l'avrai spiegato altre volte, perché si sentono così male questi audio? Se mettessi un registratore a casa mia non sentirei... Aspetta, sì, semplicissimamente, io in realtà decisi di registrare quello che succedeva, a quelli che indico 100 indizi 0, fra l'altro nel post memoriale numero 1 in coda, con un racconto quasi romanzato, e dovendo e rendendomi conto di una situazione particolare un sabato, in cui scendendo a portare la Mondezza vedo una situazione stranissima nella casa piano di sotto, cioè un paio di uomini all'esterno quasi messi a guardia, alti e lunghi, una stanza tutta rossa, strana, delle persone dentro che stavano in silenzio, insomma mi ero un attimino insospettito definitivamente, dico vabbè, qui sta per succedere qualche cosa, io devo andare via a prendere le mie bambine da parte opposta di Roma. E ho preso al volo un vecchio papà che aveva un brutto vecchio microfono mono e che stava lì in quel salone accanto al computer principale, che non potevo utilizzare perché era quello su cui che usava anche la signora che abitava lì con me, e peraltro c'era un bambino che aveva chiesto più volte nei precedenti due giorni aiuto. Quindi a quel punto ho preso al volo quella cosa. Ho registrato in condizioni ambientali pessime, con un pessimo microfono, usando un programmino di quelli Microsoft vecchi, cioè un multimediale, un lettore multimediale, e quindi a quel punto la registrazione non solo è venuta pessima, prima cosa, piena di rumori sottofondo perché la stanza era molto grande, lunga quasi 7 metri e larga 2 metri e mezzo, ma in più lo stesso computer portatile faceva quel ticchettio di cui si lamenta anche Fabio Frabetti, cioè quel tic-tic-tic-tic, che era nient'altro per l'hard disk che gira. E altresì le registrazioni non si riferiscono solo al salone, perché lì c'era un ingresso e un salone molto lungo davanti, ma sulla destra la cucina, ad esempio, quando senti dire sei ancora sveglia, quella voce viene dalla cucina, cioè Katia in quel momento sta in cucina. Quando senti dire che t'avevo detto, è quella Nunzia, quella ragazzetta che poi dirà altre cose, viene chiamata anche Nunzia durante le registrazioni, che sta un po' più vicino al salone. E poi le altre voci che si sentono bene, ma ce ne sono molte, più chiare, più sessuali, più sensuali, dirette, che neanche abbiamo sentito, quelle si sentono davanti al computer. Persino una parte delle registrazioni sono state ricavate dalla registrazione di quello che accadeva nella camera da letto, che stava 6 metri più là con un'altra porta chiusa. E chiaramente io ho dovuto alzare il volume, e il volume sottofondo è molto alto, alcune cose si sentono bene, altre cose meno bene. Con strumenti professionali, sono quelli che usai Solange, quando io andai da lei subito in Umbria, c'era una cuffia molto bella, si sentiva tutto abbastanza meglio, sostanzialmente io ho una cuffia molto buona. Comunque il problema è che io feci una registrazione improvvisata, e oltretutto io continuavo a lavorare, e la cosa più incredibile è che io non avevo né alcun sospetto sul piano affettivo umano, badate bene, né alcun aspetto sul piano della gelosia. Io feci quella cosa perché un bambino chiedeva aiuto, perché mi indicava cose strane che accadevano, ma non avendo il coraggio di finire la frase, anche perché è interrotta, e perché tutti gli elementi, quell'uomo alto circa 1,90 m, col sigaro, con la faccia particolare, da militare molto autorevole, che avevo notato 3-4 volte appostato sostanzialmente, come dire, in qualche modo lui, la donna somala del secondo piano, che è quella che dice te bevi, erano stati sommati negli ultimi 6-7 giorni come persone che stavano lì, controllavano, guardavano. Infatti io adesso, se tu vuoi solo però Fabio, farvi sentire il gruppo che va via,
indicando anche i nomi e i soggetti che stanno in quel gruppo. Tu parli del Tagabò? Tagabò? Quello lì? No, 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 parlo del gruppo. Ecco, torniamo indietro, torniamo indietro. No, quello non ce l'ho, Paolo, a portata di mano. Anche perché abbiamo un quarto, poco più di un quarto d'ora. Ti devo salutare, poi sicuramente allora ci prepariamo. Sì, però volevo solo chiederti se era possibile a Paolo lasciare la domanda, le due domande che sono: la rilevanza delle notizie di quadro che provano che la Procura di Roma sapeva tutto, e poi gli aspetti che indicano la valenza di questi fatti all'interno di un mondo militare. Bene, grazie Paolo, poi ci risentiamo per quest'altro audio. Grazie, buonanotte. Ciao, ciao, grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Allora Paolo, non so se cosa devi rispondere. No, non ho capito la domanda, veramente. Vabbè, tanto comunque Paolo lo risentiremo probabilmente poi per quest'altro audio in seguito, oppure vi sentite... Comunque Jesus, insomma, vi ha fatto fare una pace in diretta, dai, tra virgolette, quindi alla fine ha creato questo effetto.